Autorità, gentili ospiti, innanzitutto benvenuti a bordo di Nave Cavour. Sono il capitano di vascello Francesco Saladino, comandante della Porte di Cavour. Nell'introdurre e nell'aprire nell questo seminario lasciatemi esprimere la soddisfazione mia personale e di tutto l'equipaggio per accogliervi oggi qua a bordo e ringraziarvi della vostra presenza. La vostra autorevole presenza conferisce ulteriore valore. Questa iniziativa. Nell'aprire questa seconda se giornata e conclusiva di seminario, eh, la Marina interagirà oggi con eh, la prestigiosa rivista di geopolitica Limes e con l'Università degli Studi di Bari, l'Aldo Moro, per trattare un argomento che è di vitale importanza per il nostro paese, ovvero la marittimità dell'Italia. E soprattutto. Mettere al centro il mare, che è l'elemento che può contribuire fattivamente al benessere, alla sicurezza e alla prosperità del nostro Paese. Durante il primo panel, che avrà il titolo L'Italia nel Mediterraneo conteso, passerò la parola al moderatore che sarà il dottor De Santis, che invito qui sul palco. Successivamente ci sarà un secondo panel in cui si assisterà a un dialogo tra l'ammiraglio Crenendino, il capo di Stamaggiore della Marina, e il direttore, il dottor Caracciolo. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona permanenza a bordo di Nave Cavour e passo il microfono al, virtualmente al dottor De Santis per dare via ai lavori del primo panel. Grazie. Grazie comandante. Io a mia volta, prima di cominciare, eh, invito i relatori del primo panel a prendere posizione qui accanto a me sul palco e ne approfitto nel frattempo per ringraziare l'ammiraglio Enrico Credendino e la Marina Tutta per l'opportunità di organizzare e di aver organizzato questa giornata di eh, riflessioni e discussioni eh, su un tema che, come chi conosce la nostra rivista sa bene, Ormai occupa un posto centrale eh, nel nostro, appunto, nelle nostre riflessioni quotidiane. Prego. Sì. Vi presento, prima di cominciare, i relatori di questa prima sessione, ve li presento in ordine di, di intervento. Il presidente dell'autorità di sistema portuale dello Ionio, Sergio Prete. Eh, buongiorno, eh, l'ammiraglio eh, Fabio Caffio, ammiraglio in congedo ed esperto di diritto del mare, e poi due analisti di Limes, Daniele Santoro, eh, esperto di mondo turco, e Giorgio Cuscito, eh, studioso di geopolitica cinese dell'Indo-Pacifico e eh, eh, curatore delle relazioni esterne della scuola di Limes. Buongiorno a tutti. Um, Sarò brevissimo in questa mia introduzione. Il tema che andremo a discutere e ad analizzare questa mattina è evidentemente il Mar Mediterraneo, il nostro mare, un bacino che è sempre più conteso, un bacino in cui si susseguono una quantità di cose che chiaramente ci impongono di occuparcene in maniera davvero capillare e puntuale. E da questo punto di vista lasciatemi dire che per chi come me, ma poi in realtà per tutti i membri della nostra rivista di geopolitica, eh, studia e segue questi eventi ormai da un pochino di tempo, è davvero sorprendente vedere come le cose stiano succedendo in maniera sempre più veloce e si spingano sempre più vicino, sempre più mh, prossime alle coste di casa. Qualche tempo fa. Quando si parlava di competizione nel Mediterraneo si faceva riferimento soprattutto alla competizione per lo sfruttamento delle risorse, degli idrocarburi nelle acque del Levante. Poi eh, abbiamo dovuto cominciare a occuparci delle Libie delle acque della nostra ex colonia, un paese che è bene ricordarlo, ha un posto centrale e fondamentale nella nostra sicurezza nazionale. Eh, siamo arrivati naturalmente a discutere di Stretto di Sicilia e quindi delle manovre che in particolare i turchi e i russi vi effettuano e oggi questo seminario è dedicato a un'altra frontiera marittima del nostro paese, una frontiera marittima che noi spesso tendiamo un pochino a sottovalutare perché siamo portati a guardare quello che succede lungo la sponda nordafricana, ma che gli eventi di queste ultime settimane e di questi mesi invece dimostrano che eh, ha una rilevanza assolutamente fondamentale. La frontiera è quella adriatico-ionia e non è un caso che ad esempio in queste stesse ore, mentre noi siamo qui riuniti appunto, a, fare, eh, a svolgere questo seminario, nello Ionio americani e francesi si esercitano congiuntamente con i loro gruppi portaerei e sempre nello Ionio in questi mesi, eh, in questo inizio di 2022, abbiamo registrato la crescita e il ritorno della presenza navale russa, un qualche cosa che insomma sembrava appartenere a un'altra epoca da questo punto di vista. Um, io comincerei appunto la nostra conversazione passando la parola al Presidente Prete, eh, sì esatto, um, che chiaramente ci darà il suo punto di vista su un porto che un, occupa un posto centrale in questo spazio marittimo adriatico ionio, eh, non fosse altro perché ospita la più importante base della marina militare, questo già è un dato di rilievo assoluto. Un porto che, come tutti noi sappiamo bene, mh, fino a poco prima della pandemia, era balzato, diciamo così, agli onori della cronaca, in virtù degli interessi che alcuni paesi. Cina e Turchia su tutti, hanno manifestato nei suoi confronti. Quindi chiedo, partirei proprio da qui, eh, Presidente Prete, chiedendole cosa fa di Taranto un porto così appetibile per così tanti attori eh, stranieri con interessi poi evidentemente così forti in quest'area. Grazie. Sì, grazie. Consentitevi prima di ringraziare il comandante della Cavour per l'ospitalità e soprattutto poi il capo di Stato Maggiore, il comandante di Marina Sud, tutti gli ufficiali della Marina Militare e ringraziare anche il professor Carlimeo che ha organizzato questi eventi l'Imes per il contributo scientifico. e eh, Voglio partire eh, con un ringraziamento alla Marina Militare in generale, eh, sia per la loro eh, presenza storica eh, su questo territorio e quindi sul contributo che la Marina dà eh, a questo eh, territorio, ma anche eh, perché, come in alcune nostre presentazioni, eh, rappresenta per noi paradossalmente un fattore di marketing territoriale. Eh, perché contrariamente, eh, di, eh, contrariamente a quello che qualcuno pensa, e tornerò poi su questo aspetto, la presenza della Marina Militare a Taranto conferisce eh, a questo territorio un grande ruolo eh, per la sicurezza eh, e, e quindi eh, in qualche modo soprattutto eh, imprese importanti, eh, straniere che vogliono fare degli investimenti, sanno che su questo territorio c'è anche questo aspetto fondamentale nella scelta di un investimento fatto eh, all'estero. Eh, detto questo, eh, io avevo mandato delle slide, ma penso che posso parlare a braccio tranquillamente. Ma le slide, siano... eh, ma, eh, le Bro, slide mi servivano semplicemente per motivare quello di cui sto parlando e che comunque è abbastanza sintomatico e mi consentirete di utilizzare questa importantissima occasione anche per in qualche modo proporre degli spunti di osservazione e delle domande. Eh, quasi anche in termine provocatorio, eh, per evidenziare un po' un periodo eh, strano a cui stiamo assistendo. Eh, intanto eh, chiaramente dice, eh, è importante sottolineare eh, la rilevanza dei porti in generale. Eh, tutti noi sappiamo che eh, il commercio internazionale, lo scambio, l'interscambio commerciale mondiale utilizza il trasporto marittimo al 90% rispetto alle altre tipologie di trasporto. Quindi eh, è evidente, e la parisiano, che i porti abbiano un ruolo fondamentale nello sviluppo anche e soprattutto economico dei territori e che quindi rappresentino eh, lo snodo principale dell'intera catena logistica. Eh, rappresentando appunto il fattore eh, numericamente più rilevante per lo scambio commerciale. E nello stesso tempo, come anche ieri evidenziava il dottor Panaro a Bari nella sua presentazione economica, il Mediterraneo è un mare che eh, nel tempo eh, sta acquisendo sempre maggiore rilevanza e, e i dati di crescita del traffico nel Mediterraneo sono sempre più importanti e nello stesso tempo la rotta che collega il Farist al Mediterraneo è la rotta che cresce con una percentuale maggiore rispetto alle altre rotte a livello internazionale. Il porto di Taranto è importante perché? perché basta vedere questa immagine per capire che il porto di Taranto è esattamente al centro del Mediterraneo. Non devo spiegarlo certo qui perché è importante, perché per lo stesso motivo della sua importanza a livello strategico-militare lo è certamente a livello commerciale. È esattamente qui distante tra i due canali di accesso o uscita e quindi Suez e Gibilterra e in ogni caso poi comunque è collocato in un paese eh, importante e strategico come l'Italia e eh, in Europa e quindi eh, è uno dei primi porti eh, più vicini alla principale rotta marittima che attraversa il Mediterraneo che è proprio quella che va dal canale di Suez al canale di Gibilterra. E questa rilevanza è stata riconosciuta anche dalla Comunità europea, perché il porto di Taranto è rientrato tra i 14 core port, cioè i 14 porti strategici che sono stati inseriti dall'Unione europea nella rete principale di collegamento eh, eh, tra tutti gli Stati europei. Ed è il terminale finale eh, del corridoio numero 5, Helsinki-La Valletta che eh, appunto collega eh, eh, l'Italia al porto di Malta. In più, come anche stato evidenziato ieri, la proposta di revisione dei corridoi europei che è in discussione in questo momento Porterà ad un prolungamento del corridoio ferroviario adriatico sino a Bari, e questo consentirà al porto di Taranto, tramite lo snodo ferroviario di Bari, di intercettare anche l'altro corridoio europeo, che è il Baltico-Adriatico, che proseguirà eh, sino alla Puglia e quindi eh, ci sarà la possibilità di essere presenti su due corridoi che si snodano, uno sul Tirreno e uno sull'Adriatico. Quindi questo consente appunto di poter essere uniti all'Europa, di poter collegare il mercato nazionale comunitario con il Mediterraneo. Nella slide precedente abbiamo visto come tra l'altro il porto di Taranto viene oggi guardato anche come hub non solo di transshipment, cioè di trasbordo. Ma anche con un particolare interesse allo sviluppo di una rotta che sempre più si sta affermando, che è quella tra la Cina e gli Stati Uniti. Normalmente i collegamenti tra la Cina e gli Stati Uniti sono garantiti dall'altro oceano, ma questo però non consente di effettuare nessuna toccata, quindi la nave deve partire ed arrivare a pieno carico. La possibilità invece di passare dal Mediterraneo eh, consente alle navi di toccare tanti porti sino al Mediterraneo e arrivati nel Mediterraneo di poter scambiare la merce destinata all'Europa con la merce invece che dall'Europa parte anche verso gli Stati Uniti. Quindi degli importanti studiosi anche del Politecnico di Milano Stanno perorando questa nuova funzione che i porti del Mezzogiorno e in particolare i porti di Taranto e Gioia Tauro potrebbero avere nel fare da interscambio tra eh, le merci provenienti dal Farista e non solo, cioè da tutti quei paesi che si incontrano nel tragitto sino ad arrivare all'Europa, per poi invece scambiare con le merci che dalla parte chiaramente inferiore dell'Europa, eh, devono partire per l'America garantendo alla nave un flusso di carico e scarico particolarmente significativo e riempiendo anche le navi che potrebbero altresì viaggiare vuote. Dicevo prima, il porto di Taranto è anche strategico perché è dotato della cosiddetta intermodalità perfetta, quindi chiaramente oltre alla modalità del trasporto marittimo, il porto di Taranto ha già dei collegamenti stradali importanti perché ha la fortuna eh, di essere collegato alla città ma non dentro la città perché si espande al di fuori di essa e quindi consente di accedere direttamente alle più importanti arterie viarie eh, nazionali. Nello stesso tempo ha già dei collegamenti ferroviari che RFI ha in corso di potenziamento e quindi entro un anno il porto di Taranto potrà realizzare i treni con lo standard europeo di 750 metri, addirittura in via anticipata rispetto alla capacità della linea ferroviaria. Che invece, solo nel 2026, l'Adriatica potrà gestire i treni con standard a 750 metri e in più. Eh, volendo completare e quindi realizzare l'intermodalità perfetta abbiamo l'aeroporto di Grottaglie che, oltre all'aerospazio, è oggi individuato come aeroporto cargo e quindi quest'area quest in meno di 20 km offre una possibilità di collegamento, stradale inter, eh, collegamento intermodale come raramente eh, si ha in, in altre realtà portuali. Eh, dicevo eh, è chiaro che. Taranto diventa fondamentale anche per le navi che arrivano attraverso il canale di Suez perché attraverso l'intermodalità possono risparmiare addirittura 8 giorni di navigazione piuttosto che raggiungere i porti del nord Europa e poi scendere verso il centro Europa. Quindi con un transit time di circa 34 ore dal porto di Taranto si può raggiungere il cuore della Germania. Mentre se si scalano i porti del nord Europa ci vogliono ulteriori otto giorni eh, di navigazione. E quindi questo è un vantaggio che anche sicuramente rappresenta un fattore di competitività molto importante. E da questo punto di vista, infatti, questa slide raffigura esattamente la possibilità e la mette in comparazione anche. Guardate, visto che dobbiamo necessariamente parlare di Cina tra poco con le scelte effettuate con, dalla Cina per il porto del Pireo. Eh, il porto del Pireo è sicuramente un porto di transshipment perché il mercato di produzione e consumo della Grecia sicuramente non può essere un mercato allettante che ha giustificato una presenza cinese per prendere il mercato greco, ma è chiaramente un hub che consente alla, alla Cina e non solo alla Cina perché viene utilizzata da vettori eh, da vari vettori per eh, raggiungere il Mediterraneo e eh, stanno comunque, come voi sapete, lavorando poi per il collegamento ferroviario e per raggiungere il Centro Europa. Però questo collegamento dal Pireo al Centro Europa non è così semplice sia per, una, eh, per la geografia e quindi per la morfologia geografica, sia perché si attraversano vari stati invece. Dai porti di Taranto, ma io questo ragionamento lo faccio anche per Gioia Tauro: attraverso una sola nazione e con comunque una rete ferroviaria già presente sicuramente da migliorare, già presente si potrebbe arrivare nel mercato di produzione e consumo più importante dell'Europa dell che è chiaramente eh, la parte centrale ed è quella della Germania. Quindi sicuramente i porti del Mezzogiorno italiani avrebbero una capacità, una potenzialità da questo punto di vista molto maggiore rispetto a quella eh, del Pireo. Anche l'estensione del porto di Taranto e il suo enorme retroporto, che non è ancora infrastrutturato per eh, eh, avere e ospitare insediamenti particolarmente rilevanti, però sono potenzialmente idonei ad un progetto eh, di grande portata che eh, possa realizzare non solo un porto di transshipment, ma appunto anche un porto cosiddetto gateway, eh, sfruttando attività produzioni e logistiche. Abbiamo poi altre due nuove eh, opportunità che sicuramente possono essere di interesse per investitori stranieri, oltre che nazionali, che sono la eh, zona economica speciale che copre tutto l'ambito portuale e altre aree retroportuali o comunque site nella regione Puglia e nella regione Basilicata e in più abbiamo la zona franca doganale. Che è un altro elemento che, abbinato alla ZES, sicuramente può allettare insediamento di attività, soprattutto valorizzando l'import e quindi valorizzando anche la possibilità di uno stoccaggio a lungo termine, ma anche di una lavorazione delle merci e della trasformazione delle merci. Quindi, come posso dire, la potenzialità e l'appetibilità commerciale del porto esiste. E la domanda che anticipavo ieri è però una considerazione: questa potenzialità del porto di Taranto sembra che sia considerata e valutata soprattutto da investitori stranieri piuttosto che indigeni, e quindi, come posso dire, quello che noi stiamo facendo è cercare di valorizzare l'infrastruttura e attuare una diversificazione che eh, porti il porto a non essere più un solo un porto industriale o prevalentemente un porto industriale, ma un porto con tante tipologie di, di traffico, anche aperto alla città, con le crociere e tante altre iniziative. Eh, però, paradossalmente, eh, alcuni interessi eh, sono stati rappresentati, si sono manifestati. Oggi abbiamo un grande operatore. L'undicesimo operatore mondiale del settore portuale che gestisce il terminal contenitori, che è un operatore turco eh, con il quale in questi giorni abbiamo avuto qualche fibrillazione, ma anche eh, in qualche modo sta portando a un necessario chiarimento eh, sulla modalità di gestione del terminal. Abbiamo avuto in passato eh, sicuramente dei contatti anche con la Cina, sebbene non si siano mai poi. Eh, concretizzati o manifestati, eh, ma questo ha portato ad un'attenzione e consentitemi anche una disinformazione, perché attualmente mentre la Cina è presente in Italia e in altri porti in tutta Europa Taranto non è presente eh, e quindi eh, si è creato un allarmismo, io direi ingiustificato, così come un'altra provocazione non comprendo perché il gruppo Ferretti eh, che lavora in Italia da sempre presente in altri porti, diventa cinese e pericoloso solo se viene nel porto di Taranto, ma, ma ne, non mi sembra di aver letto nessuna fibrillazione negli altri stabilimenti che la Ferretti eh, ha in Italia. Ripeto, abbiamo letto eh, tante cose, a noi fa piacere che ci sia questa attenzione internazionale sul porto di Taranto, ci farebbe piacere che questa attenzione eh, fosse... E, come posso dire garantita anche a livello nazionale, non che il porto di Taranto non, non benefici di un'attenzione governativa, ma che eventualmente eh, importanti imprese nazionali e comunitarie eh, eh, possano prendere eh, come dire, il coraggio di eh, insediarsi a Taranto e, e, e non invece eh, avanzare pretese semplicemente di difesa rispetto ad investimenti stranieri che avverrebbero comunque seguendo le normative comunitarie e nazionali e che ripeto e chiudo il discorso con la presenza della Marina a Taranto sarebbero loro controllati e non viceversa. Grazie Grazie Presidente Applausi. Diciamo la, il suo intervento indirettamente eh, chiama in causa una delle colpe più gravi di questo Paese, ovvero il fatto che siamo un Paese privo di una strategia marittima. Eh, dico questo perché è evidente che nel momento in cui attori stranieri decidono di operare determinate fattispecie di investimenti in un porto, come abbiamo visto, importante come Taranto, eh, hanno dietro di loro un'idea eh, dei loro interessi e dei mezzi con cui evidentemente raggiungere questi interessi. Eh, e questa invece è una, una caratteristica che ci distingue purtroppo in negativo, perché noi come sappiamo molto bene fatichiamo terribilmente a elaborare un, un pensiero marittimo eh, solido e poi ad attuare una, una strategia che rifletta appunto questo pensiero. Eh, faccio questo discorso perché mi permette poi di introdurre il secondo intervento di questa mattina. Eh, perché nel momento in cui noi fatichiamo terribilmente a pensare al mare e quindi poi a capire in che modo eh, doverlo navigare, eh, faccio questo discorso naturalmente a livello di paese, perché poi è evidente che in Italia ci sono dei corpi dello Stato, eh, degli attori locali che invece il mare sanno perfettamente cosa sia, a cosa serva e quale sia il suo potenziale. Um, dicevo, nel momento in cui noi invece faticavamo terribilmente a capire che cosa vogliamo fare del mare, eh, i nostri vicini si davano da fare in maniera a volte anche spregiudicata per occuparlo quel mare. E allora questo introduce il discorso della terri territorializzazione del bacino del Mediterraneo, eh, un processo che in realtà è in atto da parecchio tempo e che oggi conosce un'ulteriore evoluzione, di cui io non dirò nulla perché chiedo all'ammiraglio Caffio invece di eh, dirci più nel dettaglio appunto di che cosa si tratta. Grazie. Pronto? Sì. Bene, grazie dottor De Santis, eh, ammiraglio Credendino, professor Caracciolo, eh, illustri ospiti. Sono lieto di essere qui. A Taranto, la nostra Taranto, perché Taranto, come diceva il professor Prete, è al centro del Mediterraneo: circa mille miglia da Gibilterra, altrettante eh, da Suez, 500 da Tunisi, 500 da Atene. Quindi Taranto è indubbiamente una finestra sul Mediterraneo se non proprio un avamposto. Quando fu fatta la base navale 150 anni fa eh, i nostri padri fondatori lo sapevano bene, lo sapeva anche Napoleone come si dice tante, tante volte. Eh, ora Taranto ha una posizione strategicamente importante ed è alla sommità del Golfo, il Golfo di Taranto che io definisco il terzo mare di Taranto, oltre il Mar Piccolo e il Mar Grande, non lo conosce nessuno, il Golfo di Taranto si vede, quando si vedono le montagne, si intravede eh, il limite occidentale del Golfo di Taranto, bisognerebbe spingere lo sguardo più avanti, Santa, Rima, Santa Maria di Leuca e Punta Alice che rappresentano la chiusura della baia storica, delle acque interne del Golfo di Taranto. Acque interne del Golfo di Taranto, poi vediamo la cartina. Eh. Eh, che cosa successe 40 anni fa? 40 anni fa, esattamente il 24 febbraio del 1982, eh, nel Golfo di Taranto entrò un sommergibile eh, sconosciuto a violare la sovranità del, delle acque interne tarantine. Il fatto ebbe grosso rilievo, tant'è che se si va a vedere sul sito della Camera si trovano ancora. La, gli atti del 5 marzo 1982 sono 50 pagine che descrivono eh, l'episodio che ebbe un grande rilievo. Al tempo si disse che il sommergibile era un classe Victor eh, sovietico. Ecco. Ora, eh, spostiamoci a quello che è accaduto l'altro giorno. 40 anni dopo, il 19 febbraio di quest'anno, e lo ricordava l'ammiraglio Credendino nell'audizione alle commissioni riunite della difesa. Un, 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 catch, un incrociatore eh, russo, il eh, maresciallo Ustinov, si è avvicinato a 200 miglia da, da Taranto, eh, tra l'altro, che sia la posizione in cui gli poi, eh, da cui gli inglesi fecero l'attacco nel 1940. Eh, quindi i russi si sono spinti sin quasi a lambire le nostre acque. Quindi a distanza di 40 anni Taranto rivela ancora. La sua importanza strategica. Ma gli spazi marittimi, il regime degli spazi marittimi è cambiato. 40 anni fa, ritorniamo a quella di prima: 40 anni fa c'erano degli spazi di alto mare, eh, c'erano eh, quelle, quelle linee, sono i confini del fondale della piattaforma continentale che riguarda lo sfruttamento delle risorse sottomarine, allora non si avevano remore a trivellare e eh, eh, noi eh, prendevamo parecchio gas, eh, è noto che fino a 20 anni fa eh, si, si, si prendevano circa 20 miliardi di metri cubi di gas, adesso sono ridotti a 3 miliardi, eh, quindi al di là delle acque territoriali c'era il fondale e poi c'erano gli spazi dell'alto mare dove vigeva la libertà di navigazione e quindi le flotte militari si confrontavano eh, in questi spazi di alto mare la Marina aveva avuto sempre un grande tasso di operatività e della operatività ha fatto un valore quando anni fa non tutte le forze armate erano allineate e quindi la Marina si confrontava giornalmente con i russi, con i sovietici anzi, con l'ex URSS in una guerra fredda fatta di confronto continuo, cioè la gli Gliugazzi, per esempio i sommergibili. Eh, sovietici erano dappertutto, noi cerchiamo di scoprirli. Ora, a distanza di anni, la situazione dell'alto mare, caratterizzata dal confronto serrato tra eh, la Nato e l'Italia da una parte e l'ex Urs dall'altra, si sta ripetendo, ma è cambiato lo scenario degli spazi marittimi andiamo all'altra cartina non ci sono le spazi dell'alto mare si sono ridotti questa è una cartina fatta dalla signora Laura Canali eh, cartografa di Limes consorte del professor Caracciolo eh, che eh, indica quello che è la quasi completa territorializzazione del Mediterraneo ma la parola territorializzazione, territorializzazione porta fuori strada perché le zone economiche esclusive hanno sì ridotto gli spazi di alto mare, ma non l'hanno eliminato del tutto. Le zone economiche esclusive sono delle, degli spazi di mare dedicati all'esercizio di diritti, di sfruttamento della pesca, di protezione ambientale, delle risorse eh, rinnovabili e della ricerca scientifica. Ma in ogni caso non sono degli spazi di sovranità vera e propria. Purtroppo alcuni paesi del Mediterraneo orientale Posso dirlo, la Turchia in primis, la Grecia ovviamente e Cipro hanno un po' fatto salire la tensione, interpretando le, gli spazi delle zone economiche esclusive come degli spazi di sovranità, in cui, come diceva il dottor De Santis, estremizzare le, la, i diritti di sfruttamento sin quasi ad accaparrarsi degli spazi di mare. Ma adesso la situazione è cambiata. È cambiata perché la crisi militare in atto ha portato le marine a nuovamente essere presenti nelle zone economiche esclusive esercitando quello che hanno sempre fatto, cioè la presenza e sorveglianza. D'altronde gli stessi russi, come vi ricorderete, a gennaio prima dell'inizio delle ostilità hanno fatto delle manovre, volevano fare delle manovre nella zona economica esclusiva irlandese, irlandese. Tra l'altro L'Irlanda è un paese neutrale, quindi di questa la dice lunga sulla furbizia di, dei russi in certe cose. Quindi diciamo che i russi accettano tranquillamente la prassi che le zone economiche esclusive siano dei, degli spazi marittimi di confronto militare. Quindi è venuta meno quella che era la tendenza a smilitarizzare le zone economiche esclusive che si temeva anni fa. Le zone economiche esclusive sono dei luoghi, degli spazi in cui i diritti dei stati costieri sono inconfutabili, ma dove le marine hanno il diritto di essere presenti per affermare la libertà di navigazione e quindi confrontarsi. Chissà cosa succederà in futuro, ma è presumibile che questo accada, confrontarsi con la, la flotta russa. I, attualmente, in Mediterraneo ci sono credo una ventina di unità, ci sono parecchi eh, sommergibili, un, molti meno sono in Mar Nero. Non so se dopo pa possiamo parlare di qualcosa del Mar Nero, ma è chiaro che i russi, in, comunque, vadano le cose in Mediterraneo, non rinunceranno ad essere presenti. Sarà allora, come si è noto, hanno una base in. Eh, in Siria, a Tartus, poi hanno degli ancoraggi, ancora quelli antichi, nei bassofondi di Amamet, vicino all'isola di Chitera eh, cioè hanno delle loro sorgitori logistici, quindi ci dovremmo confrontare con i, i russi. Le zone economiche esclusive, quindi riepilogando, non sono delle zone smilitarizzate, il ruolo delle marine è fondamentale per affermare la libertà di navigazione e quindi anche la sicurezza delle zone, delle zone economiche esclusive. Finendo, il ruolo della marina è perfettamente aderente a questo scenario. Tra l'altro la marina italiana, me lo consenta eh, l'ammiraglio credendino di dirlo, eh, ha un ruolo... Eh, ha tre facce. Il ruolo, un ruolo è quello della funzione guardia costiera, quindi noi per legge nella zona economica esclusiva possiamo controllare l'antinquinamento, possiamo controllare la legalità della pesca. Perché non dimentichiamoci che gli ufficiali, i comandanti delle nostre navi da guerra sono ufficiali di polizia giudiziaria, senza togliere nulla attualmente ai colleghi delle capinine di porto o della guardia di finanza che esercitano funzioni. Eh, istituzionali per conto loro. Poi la seconda, il secondo ruolo della Marina, eh, difende l'integrità territoriale dello Stato. Che vuol dire? Vuol dire che il fondale sotto la zona economica esclusiva appartengono a noi, appartengono all'Italia. Quindi, se altri stati hanno delle mire sulla nostra piattaforma continentale, e qui si vede che ci sono delle tante zone incerte, a cominciare dall'Algeria che si è spinta con una sua zona economica esclusiva fino alla Sardegna. Se ci sono delle pretese contrastanti e queste pretese vengono esercitate con fatti compiuti, la Marina credo che possa, in certo modo, secondo le direttive governative, opporsi. Terzo elemento, la Marina. Le marine, la nostra Marina in primis è presente nelle zone economiche esclusive altrui, perché come ho detto, le zone economiche esclusive non sono smilitarizzate. Quindi noi possiamo andare nella ZEE eh, greca, possiamo andare in quella cipriota, possiamo andare in quella pretesa da, dall'Algeria o, dalla, o dalla Spagna. Bene, io ho finito e vi ringrazio dell'attenzione. Perfetto, grazie. Dicevo grazie a Miraglio per il suo intervento e per le sue parole e per averci diciamo così, fatto capire che al di là appunto dello sfruttamento del nostro bacino da un punto di vista energetico, commerciale e via discorrendo, oggi ci sono dinamiche molto più eh, preoccupanti da questo punto di vista perché si parla di un vero e proprio ritorno al confronto fra marine poi dotate anche di capacità assolutamente... Importanti. Eh, veniamo adesso al caso di Turchia e di Cina, due paesi che non sono stati scelti a caso, perché da questo punto di vista credo eh, simboleggino al meglio quella che è una consapevolezza della necessità di andare per mare, e lo dico perché Cina e Turchia sono paesi che alle spalle, con tu, pur con tutti i distinguo del caso, non hanno una tradizione eh, di grandi potenze navali in epoca recente quantomeno, ehm, per cui magari appunto questa tradizione avrebbe potuto da questo punto di vista eh, accompagnarne la riscoperta della, del ruolo sui flutti. Eh, visto che siamo su una portaerei, diremo che in queste stesse ore, mentre francesi e americani si esercitano nello Ionio, i turchi stanno effettuando le prove in mare della loro prima portaerei. Eh, I cinesi invece stanno nei prossimi mesi per lanciare la loro terza portaerei che si avvicinerà sensibilmente, come quantomeno dimensioni, alle grandi portaerei nucleari americane. Sbaglieremmo naturalmente se ne facessimo soltanto una questione di mezzi. Come abbiamo sempre cercato di dire e di scrivere sulla nostra rivista, eh, al di là appunto dei mezzi, quello che conta è la volontà di un paese, di una collettività, di andare per mare. E credo che da questo punto di vista ciò che turchi e cinesi stanno facendo assume un rilievo ancora maggiore. Eh, do la parola adesso a Daniele Santoro perché vorrei che, visto che ho, fatto, che ho evocato la collettività turca, lui ci spiegasse che cos'è la patria blu e cosa rappresenta oggi il Mediterraneo, ma non soltanto il Mediterraneo evidentemente, eh, per la Turchia. Grazie. Funziona? Perfetto, grazie. Buongiorno a tutti. Mi unisco anch'io naturalmente ai ringraziamenti per l'ospitalità e eh, entrerei subito nel vivo facendovi vedere la rappresentazione cartografica ufficiale della patria blu, a cui Alberto accennava poc'anzi. Eh, patria blu che la Turchia concepisce come l'estensione marittima della patria anatolica, come la continuazione acquatica della patria terrestre e rispetto a questo ambizioso progetto che oggi costituisce il pilastro della geopolitica regionale di Ankara è bene fare subito una precisazione perché generalmente in occidente eh, tutte le iniziative geopolitiche della Turchia vengono attribuite alle manie di grandezza del presidente Recep Tayyip Erdogan considerato più a torto che a ragione come il padre padrone del paese. Eh, ammesso che questo sia vero in altre circostanze, certamente non è vero per quanto riguarda eh, la patria blu. E in tal senso è utile ripercorrere brevemente la parabola eh, di uno dei massimi teorici di questa dottrina, certamente del suo principale divulgatore, l'ammiraglio Jem Gurdenise, che ha introdotto eh, al grande pubblico il concetto di patria blu attraverso questo libro del 2017 eh, intitolato appunto Scritti sulla patria blu. Allora. Eh, si tratta della raccolta di 164 articoli che Gürdenise ha pubblicato sul quotidiano Heidelberg tra il 2013 e il 2017, articoli che l'ammiraglio ha scritto in larga parte nel carcere di Silivri, dove ha soggiornato tra il 2011 e il 2015 perché accusato di aver preso parte a un'iniziativa golpista volta a rovesciare Erdogan allora. Eh, primo ministro. Eh, lo scorso anno Giorgenis è stato coinvolto in un, altro, in un nuovo procedimento eh, giudiziario perché insieme a un altro centinaio di ammiragli turchi ha firmato un memorandum a difesa della Convenzione sugli Stretti di Montreux e contro il progetto del canale Istanbul che vediamo rappresentato in questa carta. Eh, memorandum che è stato interpretato da Erdogan e dal governo turco come una nuova chiamata al golpe. In una intervista che ci ha concesso un paio di anni fa per il numero di Limes Il Turco alla Porta, eh, Ghiurdenisa si è definito orgogliosamente kemalista e ha criticato aspramente molte delle iniziative geopolitiche condotte dalla Turchia negli ultimi anni, eh, a partire dal coinvolgimento nella guerra civile siriana e quindi dall'antagonizzazione, anche e soprattutto militare, del regime eh, di Bashar al-Assad. Eh, quindi eh, la patria blu non è legata a Erdogan, che fra l'altro qui. Vediamo nell'unica occasione in cui si è fatto ritrarre insieme alla Carta della Patria Blu, siamo nel settembre 2019. Eh, si tratta di un progetto che trascende l'aspettativa di vita politica eh, del Presidente turco, eh, come d'altronde gran parte delle iniziative condotte da Ankara a partire dal fallito golpe eh, del 15 luglio 2016. Eh, la dottrina della patria blu è stata ideata e attuata, finora naturalmente in misura molto parziale, per volontà e con il decisivo concorso delle forze armate, in particolare eh, dei vertici della Marina, e eh, si tratta fra l'altro di un'iniziativa che prescinde dalle linee di faglia che fratturano le forze armate turche. Se Gürdeniz, che è malista e oppositore dell'attuale Presidente della Repubblica di Turchia, è uno dei massimi teorici della Patria Blu, l'altro grande ideologo di questa dottrina è l'ex Capo di Stato Maggiore della Marina, Giat Yaege, che si colloca sul fronte opposto della barricata ed è oggi uno dei principali consiglieri militari eh, di Erdogan. Uh, Yaege in particolare è l'architetto dell'accordo sulle frontiere marittime stipulato nel novembre 2019 da Ankara e dal governo di Tripoli. Lui sostiene di averlo proposto una prima volta a Gheddafi già nel 2009. Poi nel 2019 ha precisato e delineato i contenuti dell'accordo da proporre a Tripoli eh, in, questo, in questo testo di cui vediamo la copertina intitolato significativamente La Libia è un vicino marittimo della Turchia, testo che ha poi ispirato l'accordo effettivamente sottoscritto alcuni mesi dopo eh, da Ankara e dal governo eh, di Tripoli, accordo quello appunto tra Ankara e Tripoli che è all'origine dell'intervento militare realizzato dalla Turchia nelle Libie tra la fine del 2019 e eh, il 2020. Eh, quando eh, alla fine del 2019 l'allora capo del governo di accordo nazionale libico, Al-Sarraj, chiama Erdogan per chiedergli di intervenire a sua difesa mentre eh, le truppe di Haftar marciano minacciosamente verso la capitale libica, la Turchia pone due condizioni. La prima è l'accordo di assistenza militare che legittima non tanto l'intervento quanto la successiva permanenza di truppe e consiglieri militari turchi in Tripolitania. E la seconda è proprio eh, l'accordo sulle frontiere marittime. Ed è per difendere questo accordo, non per difendere il governo di Tripoli in se stesso, che a dicembre 2019 la Turchia realizza l'operazione eh, militare che si è poi conclusa con il cessato il fuoco dell'ottobre eh, 2020 che ha posto il confine provvisorio tra le due Libie lungo l'asse Sirte-Giufra. Si tratta di un fattore fondamentale per comprendere sia la natura della presenza turca in Tripolitania, sia soprattutto gli obiettivi che Ankara si propone di raggiungere nelle Libie. Eh, certamente nel 2019 l'obiettivo tattico della Turchia era insediarsi militarmente, commercialmente e culturalmente in Tripolitania, ma il feudo tripolitano non è l'obiettivo strategico di Ankara. L'obiettivo strategico di Ankara è garantirsi a Tripoli la presenza di un governo amico che legittimi e garantisca la, la, la vigenza dell'accordo sulle frontiere marittime nel 2019 e soprattutto che controlli in modo più o meno diretto l'intero spazio libico o qua, quantomeno eh, l'intera eh, costa. Perché, come vediamo eh, da questa carta, il tratto di costa libica che secondo la Turchia confina per via marittima con la costa anatolica è il tratto di costa cirenaica che attualmente non è controllato dal governo di Tripoli sostenuto da Ankara. Quindi oggi la Turchia è senza dubbio eh, l'attore eh, esterno coinvolto nelle Libie più interessato a una riunificazione dell'intero spazio libico se possibile per via negoziale, come dimostrano le mosse giocate da Ankara negli ultimi mesi. Dopo il cessato il fuoco dell'ottobre 2020, ad esempio, la Turchia ha attivamente favorito il ritorno commerciale e diplomatico dell'Egitto eh, in Tripolitania. Eh, a dicembre dello scorso anno Erdogan ha ricevuto al Palazzo Presidenziale di Ankara una delegazione di alto livello del Parlamento di Tobruk, eh, impegnandosi in quell'occasione a riaprire i consolati turchi in Cirenaica e a far ripartire i voli della compagnia di bandiera turca verso le città dell'Oriente libico. La delegazione di Tobruk, dal canto suo, al termine eh, di un lungo incontro a Istanbul con l'ammiraglio Yehgeh, si è impegnata a legittimare eh, l'accordo sulle frontiere marittime nel 2019, che prima contestava, anche naturalmente per indurre la Turchia ad accettare il coinvolgimento degli haftariani in un eventuale nuovo governo di unità eh, nazionale eh, libico. Quando a febbraio eh, sull'aereo che lo riportava ad Ankara dopo la trasferta negli Emirati Arabi Uniti gli hanno chiesto di commentare le recenti vicende libiche, in particolare la nomina di Fatih Bashagar a capo di un governo parallelo da parte del Parlamento di Tobruk, Erdogan ha dichiarato di non essere per principio ostile all'iniziativa dell'ex Ministro dell'Interno che appunto faceva parte del governo che nel 2019 firmò l'accordo con la Turchia, ribadendo che Ankara ha interesse unico. Ad avere a Tripoli un governo amico che preservi appunto l'intesa del 2019. Questo non significa chiaramente che oggi i turchi si fidino della strana coppia Haftar-Başaga, certamente se questi due signori, come al momento non sembra inverosimile, proveranno a muovere militarmente verso la capitale libica, la Turchia si schiererebbe senza dubbio a difesa del governo di Tripoli e a quel punto verosimilmente cercherebbe di aprirsi la strada verso la Cirenaica per via militare anziché per via eh, negoziale, ma al di là dei metodi, certamente l'obiettivo fondamentale perseguito dalla Turchia nelle Libie è la preservazione dell'accordo sulle frontiere marittime nel 2019. Il primo di una serie di accordi che la Turchia intende stipulare con i paesi litoranei per suddividere il Mediterraneo orientale secondo le eh, modalità che abbiamo rappresentato eh, in, questa, eh, in questa carta, e in tal senso è eh, estremamente interessante il fatto che eh, a gennaio dello scorso anno l'ammiraglio Yege abbia informalmente proposto a Israele di stipulare un accordo sulle frontiere marittime analogo a quello che la Turchia ha sottoscritto eh, con il governo di Tripoli li vediamo entrambi in questa carta di, eh, di produzione turca ed è alla luce di questa iniziativa che va interpretata quantomeno dalla prospettiva della Turchia la recente accelerazione nel processo di normalizzazione delle relazioni tra Turchia e Israele, accelerazione suggellata dalla visita compiuta ad Ankara il 9 marzo dal Presidente della Repubblica israeliano Herzog, eh, che qui vediamo mentre stringe calorosamente e significativamente con entrambe le mani la mano destra del Presidente Erdogan. Eh, certamente la relazione tra Turchia e Israele eh, copre una vasta gamma di interessi, dalle relazioni tra Ankara e Washington alla proiezione congiunta nel Caucaso e in Asia centrale in chiave anti-iraniana per Israele e antirussa per la Turchia, passando naturalmente dal eh, contenimento eh, dell'espansionismo persiano in Medio Oriente. Ma nel Mediterraneo, quantomeno dalla prospettiva della Turchia, il cuore della riconciliazione con Israele è proprio la prospettiva di un accordo sulle. Eh, frontiere marittime. Non è un caso che il riavvicinamento tra Ankara e Gerusalemme sia stato drammaticamente accelerato a gennaio dall'affossamento da parte dell'amministrazione Biden del progetto del gasdotto EastMed, eh, un'infrastruttura di fatto greco-israeliana violentemente contestata dalla Turchia perché il suo tracciato avrebbe attraversato le acque della Patria Blu senza il consenso eh, di Ankara. Ed è stato infatti subito dopo. La comunicazione eh, di questa decisione ad Atene e a Gerusalemme da parte dell'amministrazione Biden che Erdogan ha annunciato a sorpresa la visita di Erzog eh, ad Ankara, durante la quale i due capi di Stato hanno concretamente discusso la prospettiva di un gasdotto sottomarino Turchia-Israele volto a condurre il gas israeliano in Europa, allacciandosi all'infrastruttura energetica anatolica. Eh, iniziativa che, eh, dalla prospettiva della Turchia è evidentemente propedeutica al successivo raggiungi raggiungimento con Israele di un accordo sulle frontiere marittime. Non è detto naturalmente che questo accordo venga raggiunto, è molto improbabile che venga raggiunto nel breve periodo, ma se la Turchia eh, riuscisse a convincere o a costringere, magari con il concorso indiretto e involontario di Stati Uniti e Iran, gli israeliani, a una mossa di questo tipo, avrebbe, eh, riuscirebbe, oltre che naturalmente a sostanziare la propria sovranità su un'ulteriore porzione della patria blu, anche a raggiungere un obiettivo tattico di straordinaria importanza l'isolamento, quantomeno parziale, eh, della Grecia, anche in ragione dei contestuali negoziati condotti da Ankara con l'Egitto e soprattutto dell'avvenuta riconciliazione con gli Emirati Arabi Uniti, entrambi questi paesi, che insieme a Israele fanno o facevano parte della coalizione mediterranea eh, antiturca. E qui arriviamo un po' al cuore della questione, perché come vedete dalla carta della patria blu. Quest'ultima ha una dimensione non solo marittima ma anche territoriale perché all'interno delle acque rivendicate dalla Turchia si trovano molte di quelle che appunto in Turchia vengono definite cosiddette isole greche. E in tal senso è molto importante il fatto che eh, dal settembre dello scorso anno Ankara abbia iniziato a mettere formalmente in discussione la sovranità della Grecia su sei isole dell'Egeo orientale. Sostenendo che i trattati di Londra del 1914 e di Lausanne del 1923 abbiano attribuito alla Grecia la sovranità su queste isole con la condizione che restino smilitarizzate, e lasciando quindi intendere che la militarizzazione di queste isole da parte di eh, Atene violi i principi stabiliti a Londra e a Lausanne e dunque renda la sovranità greca sulle isole legittimamente eh, contendibile. Ed è alla luce di questa posizione che si può comprendere perché l'ammiraglio Ghiurdenis definisca eh, la patria blu come l'estensione marittima del patto nazionale che Mustafa Kemal Atatürk fece approvare all'ultimo Parlamento Ottomano all'inizio del 1920 e che la Turchia a partire dall'agosto del 2016 ha cominciato a mettere concretamente in pratica nella sua dimensione eh, medio orientale, soprattutto in Siria ma anche in Iraq, in considerazione del fatto che appunto anche in Iraq le forze armate turche si sono ormai stabilmente installate oltre confine. Eh, Nell'agosto del 1922, eh, Mustafa Kemal disse famosamente ai suoi soldati, alla vigilia della grande offensiva contro i greci, che poi concluse la guerra di liberazione nazionale turca: il vostro primo obiettivo è il Mediterraneo. Eh, all'epoca tuttavia i Kemalisti non disponevano di una marina propriamente detta e quindi eh, una volta affondati in mare i greci furono costretti a fermarsi sulla spiaggia di Izmir. Eh, oggi i rapporti di forza tra Turchia e Grecia sono molto diversi. Eh, negli ultimi anni la Turchia ha aumentato notevolmente la propria potenza navale come Testimonia appunto la prossima entrata in servizio di quella che sarà la nave ammiraglia della marina turca, la porta aerea leggera Nadolu, che appunto, come diceva Alberto, ai primi di marzo ha iniziato eh, i test in mare. E se la Turchia mh, può riuscire in un modo o nell'altro, con le buone o con le cattive, a convincere libici, israeliani, egiziani e quant'altri a stipulare degli accordi sulle frontiere marittime che in fin dei conti non ledono direttamente i loro interessi, eh, sarà, per usare un eufemismo, molto più difficile per Ankara indurre i greci a rinunciare a parte sostanziale delle acque e delle isole che in questa fase storica ricadono eh, sotto la loro sovranità. Quindi, e mi avvio alla conclusione, eh, in ragione da un lato della determinazione con la quale eh, la Turchia intende affermare la propria sovranità sulla patria blu e dall'altro evidente dalla prova di forza data in Libia e dall'altro dalla comprensibile e naturale riluttanza della Grecia, fra l'altro eh, forte del sostegno militare della Francia e per il momento anche di Israele, a cedere alle pressioni di Ankara. Ed è del tutto evidente che nei prossimi anni la contesa turco-greca, che ha fra l'altro una fondamentale dimensione cipriota, come vediamo da questa carta, sarà senza dubbio uno dei fattori, se non il fattore, che più contribuirà ad agitare ulteriormente le già turbolente acque mediterranee. Io mi fermo qui e restituisco la parola ad Alberto. Grazie, Daniele. Grazie, grazie per le tue parole eh, che chiaramente sono fondamentali per capire tante delle cose che si stanno verificando in questi anni e che come dici tu poi avranno delle ripercussioni molto concrete anche nei, nei tempi futuri. Io adesso passo la parola a Giorgio Cuscito ehm, perché appunto quando si parla di potenze che si lanciano in mare non possiamo non, eh, non evocare la Cina. Cina che come sappiamo molto bene è presente ormai impianta stabile nel Mediterraneo, non c'è soltanto la dimensione militare ovviamente da considerare, ma come abbiamo anche sentito prima eh, ci sono investimenti eh, nella logistica, nella portualità, ci sono i commerci, insomma la presenza cinese si muove lungo tantissime direttrici eh, parallele e evidentemente quando parliamo di Cina e Mediterraneo dobbiamo uscire dai cancelli angusti di questo nostro bacino abbracciare una dimensione medio oceanica, quindi considerare il nostro spazio marittimo di riferimento come un connettore fra due oceani, fra due sistemi oceanici molto più grandi e molto più importanti. Non di meno, appunto, il Mediterraneo ha evidentemente una sua rilevanza per i cinesi, perché è un punto di sbocco verso il continente europeo, ma non soltanto. E quindi io qui mi fermerei e chiederei a Giorgio di, dirci proprio, di partire proprio da questo punto: cioè che, come si situa, come è posizionato il Mediterraneo nella strategia marittima cinese. Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti. Mi associo ai ringraziamenti dei, degli altri relatori ed è posso dire un privilegio essere a bordo di nave Cavour. Eh, questo è un argomento cruciale, quello che affrontiamo in questo quarto d'ora, perché la Cina, che è la seconda potenza al mondo dopo gli Stati Uniti, sta tentando un, un grande salto in avanti, che è quello di trasformazione da potenza terrestre, storicamente, in potenza marittima. E questo ci riguarda molto da vicino, perché ehm, questo sforzo, che appunto come diceva Alberto prima, non dipende solo da... Un, un incremento dei mezzi navali, ma anche da un cambio di mentalità. Questo sforzo ha determinato una, un aumento della presenza cinese eh, nelle, nostre, nel, nelle acque rivierasche, eh, sia sulla sponda nord, quindi quella diciamo, dell'Europa, ma anche ovviamente sulla sponda sud, direi soprattutto sulla sponda, sulla sponda sud. Eh, pensando a quello che diceva prima Daniele sulla Turchia, sulle ambizioni marittime della Turchia, ricordo che nel 2013, quindi quando il presidente cinese Xi Jinping ha preso la guida della Repubblica Popolare Cinese, eh, è uscito un articolo fondamentale sul quotidiano del popolo, che è stata principale in Cina, che diceva che raccontava quali erano, quali erano le lezioni che la Cina doveva imparare dalla prima guerra sino-giapponese. cioè quella guerra che ha di fatto accelerato il declino della dinastia Qing, quindi ha segnato in maniera drammatica la storia del, dell'impero. E la prima lezione era quella che bisognava trasformare il paese in una potenza marittima, perché la Cina, da potenza terrestre qual era, aveva sottovalutato l'importanza del mare. Cina, in cinese, Zhonghuo vuol dire appunto impero del centro, centro del mondo, si percepivano al centro del mondo, ma... Ignoravano, sottostimavano le potenzialità e i rischi derivanti dal mare. In questa carta che vedete alle mie spalle abbiamo cercato di sintetizzare all'IMES quello che è il sogno cinese, cioè cosa significa, quali sono gli obiettivi che entro il 2049 Pechino si prefigge di raggiungere. E tra questi ovviamente spicca fondamentalmente il dominio del mar Cinese meridionale con l'annessione di Taiwan e poi... Una inevitabile connessione al resto del mondo tramite le cosiddette nuove vie della seta, che i cinesi chiamano I Dai Ilu, cioè una cintura, una via, significato che poi è stato smussato in inglese con Belt and Road Initiative. Il concetto è sempre lo stesso. La Cina ha capito che per competere con gli Stati Uniti a livello globale deve farsi potenza marittima, espandere la propria influenza all'estero anche tramite il commercio, perché le vie della seta non sono semplicemente un progetto commerciale ma eh, uno strumento di proiezione in Eurasia e anche oltre, che coinvolge addirittura adesso l'America Latina. Quindi eh, qui si emerge un elemento fondamentale, la dimensione commerciale ed economica e la dimensione militare sono strettamente connesse tra di loro dalla prospettiva degli strateghi cinesi. Anzi, le vie della seta sono nate... Innanzitutto nei circoli strategici militari cinesi negli anni, nei primi anni 2000, poi il progetto è emerso dal 2013 in poi, coinvolgendoci peraltro dal, dal 2019 con tutti i problemi del caso di cui parleremo più avanti. Eh, perché conta il Mediterraneo? Conta perché, come diceva Alberto, eh, la Cina oggi inizia a concepire il Mediterraneo come un punto di connessione tra l'Atlantico e il Pacifico. Nel 2017, eh, circolava come definizione del Mediterraneo quella di una regione marina chiusa tra le terre, questo circolava in Cina, ed era la stessa definizione affibbiata al Mar Cinese Meridionale, altro Medio Oceano. Cioè per Pechino hanno delle somiglianze questi due contesti, perché sono mari semichiusi, contesi perché il Mar Cinese Meridionale stesso è conteso tra eh, la Cina che non riesce, fatica ad accedere liberamente all'Oceano Pacifico perché fisicamente contenuta dalle basi militari americane, dalle navi che pattugliano il Mar Cinese Meridionale, dai rivali come il Giappone, che ovviamente è l'acerrimo nemico della Cina dal punto di vista storico, ma anche strategico oggigiorno. C'è cioè il problema di Taiwan, perché la Cina... Vuole prendere il controllo di Taiwan per una questione eminentemente strategica, rompere la catena di contenimento americana e accedere all'Oceano Pacifico. Questo sarebbe un primo passo fondamentale per poter competere sul piano navale con gli Stati Uniti. Primo passo perché, come diceva Alberto prima, c'è una questione fondamentale, che è quella legata alla necessità di trasformare, di trasmettere, scusate, alla popolazione cinese la necessità di andare per mare, cosa che ancora i cinesi non hanno assorbito realmente, cioè la coscienza marittima. Dei cinesi è molto più forte sulla costa, ma molto meno nell'entroterra, come vedete la Cina è molto grande, ha un entroterra profondo in cui prevale la dimensione terragna, la mentalità contadina, non si coglie ancora l'elemento fondament fondamentale che contraddistingue il mare. E quindi c'è uno sforzo anche pedagogico in Cina per trasmettere questa, questa, questa dimensione, la dimensione marittima, alla popolazione. Detto ciò. Punto. Lo scopo fondamentale è connettere oggi il Medio Oceano asiatico al Medio Oceano mediterraneo. Come farlo? Ecco, Ho mh, eh, deciso di mostrarvi questa carta perché dimostra il salto di, di qualità che vorrebbero fare dal punto di vista mentale i cinesi, cioè immaginare la Cina come il perno del massiccio Eurasiatico circondato dal mare. quindi riportare la Cina al centro del mondo ma dandogli un contesto marittimo. Questa è una carta che è stata utilizzata all'inizio soprattutto nel contesto militare, poi dopo è stata divulgata anche a scopo accademico e noi Limes l'abbiamo cercato di contestualizzarla arricchendola delle rotte marittime che interessano maggiormente la Cina. Per inciso notate che gli Stati Uniti sono nella parte... Alta della carta, quasi marginalizzati, quasi esclusi da questa dimensione, mentre invece la Cina è al centro, e eh, al centro, come perno del massiccio eurasiatico, è connesso al continente africano. Come collegare i due Medio Oceani? Tramite le vie della seta, quindi, tramite investimenti, tramite infrastrutture fisiche. Quindi, non solo ferrovie, ma anche investimenti in porti, cavi in fibra ottica, perché la dimensione marittima non è legata semplicemente al flusso delle navi, ma anche al flusso delle informazioni. E di qui anche tutti gli investimenti che la Cina opera nel settore tecnologico, a pochi chilometri dalle nostre coste, ma direi anche nel nostro paese, perché la Cina ha sviluppato tutta una serie di investimenti nello sviluppo della rete 5G nazionale italiana, con poi conseguenti veti e uso del Golden Power da parte del nostro, del nostro governo. In alcuni casi, per inciso, oggi in alcune parti d'Italia già si può utilizzare il 5G con eh, operatori italiani, ma la collaborazione con la Cina c'è stata. Dicevo, vie della seta terrestri e marittime, che non sono separate tra di loro, sono delle diramazioni di un unico progetto, di un'unica concezione dell'Eurasia. In cui eh, i porti fungono da punto di connessione tra le, tra le due diramazioni, i due tipi di diramazioni. Il problema: qual è? È che queste vie della seta sono fragili, per molti aspetti, perché attraversano contesti geopolitici instabili complessi. Lo scoppio della guerra in Ucraina, quindi l'invasione della Russia, è un caso esemplare perché se osserviamo questa carta che è peraltro una riproduzione di una, ehm, di una carta ufficiale pubblicata in Cina che noi poi abbiamo integrato all'IMES con una serie di informazioni le rotte terrestri passano per innanzitutto passano per il Xinjiang che è una regione cinese estremamente fragile e per, per una serie di ragioni ma il punto qui è che eh, le rotte terrestri attraversano la Russia, a <ride> attraversano l'Ucraina, la eh, quindi l'aggravarsi dei conflitti compromette lo sviluppo delle rotte terrestri. Ma non è solo la Russia, per esempio, a creare problemi, basta pensare all'Afghanistan, basta pensare al, ehm, al Myanmar, altro contesto su cui la Cina punta molto. Per collegarsi, per aggirare lo stretto di Malacca, eh, entrare direttamente nell'oceano Indiano e raggiungere il Mediterraneo. Mm, la Cina deve fare i conti con le tensioni mh, che la legano all'India, paese che adesso è fortemente nella, diciamo nel, è allineato con gli Stati Uniti in chiave anticinese. Ma arriviamo più vicini a noi, i cinesi sanno perfettamente che il Mediterraneo è instabile, che è conteso. Sanno perfettamente che quello che succede in Libia rende al momento fortemente compromettente investimenti di larga scala. I cinesi vorrebbero tornare a investire in Libia, come facevano un tempo, ma sono piuttosto attenti, sono cauti da questo punto di vista, sono si dice, pragmatici. Però investono in tutto il resto del Mediterraneo. Questa è una carta di qualche tempo fa ma eh, che ovviamente aggiorneremo anche in futuro, ma che serve per eh, descrivere la mole di investimenti che i cinesi hanno eh, operato nel corso di questi anni, eh, in corrispondenza del canale di Suez, in corrispondenza dello stretto di Gibilterra, in Turchia, in Israele, sono investimenti di natura commerciale, investimenti in porti. Eh, che apparentemente non hanno delle conseguenze dal punto di vista militare, dico apparentemente, perché ehm, è prassi, è pratica dalla prospettiva cinese quella di eh, operare economicamente in un paese per poi magari avanzare maggiori proposte, avanzare nuove richieste anche dal punto di vista militare, oppure per investire nel, nel campo tecnologico. E investire nel campo tecnologico significa poi poter monitorare, controllare in qualche modo i dati che fluiscono tramite i data center, tramite i cavi in fibra ottica che, come sapete, passano per il Mar Mediterraneo, tramite i colli di bottiglia. Non è un caso che gli investimenti si concentrano lungo i colli di bottiglia. Questo è un argomento che ci riguarda da vicino, perché eh, l'Italia appunto nel 2019 ha aderito alle, alle vie della seta. E da lì, appunto, ci attendevamo una, una, un cambiamento dal punto di vista economico nei rapporti con la Cina. Il problema è che all'epoca eh, a Pechino non si parlava di, delle opportunità derivanti da quell'accordo, si parlava dell'importanza che aveva l'adesione di un paese afferente alla sfera di influenza americana al progetto del rivale degli Stati Uniti. Questa era la posta in gioco. Eh, al punto che, eh, come sappiamo, poi dopo tutta una serie di proposte, di progetti eh, di natura commerciale ed economica in Italia non, non sono andati a buon fine, eh, per esempio a Trieste, ma non solo, anche appunto nel, nel mezzogiorno, posto che qualcosa è rimasto, qualche tipo di attività è rimasto. Però abbiamo operato, abbiamo svolto, eh, abbiamo preso delle misure con cui sostanzialmente abbiamo preso le distanze dalle vie della seta in eh, settori nevralgici, per esempio quello tecnologico, eh, impiegando il Golden Power per porre dei paletti alle eh, società cinesi che operavano nel campo, del 5G, che operano nel campo del 5G, abbiamo preso le distanze nel settore spaziale, eh, congelando un accordo per lo sviluppo dei moduli pressurizzati sulla stazione spaziale cinese. Insomma, evidentemente abbiamo compreso, in parte anche caldamente suggerito dagli americani, la necessità di elevare la soglia di sicurezza nei confronti di un attore, le cui intenzioni ovviamente non sono semplicemente di natura economica, ma sono anche di natura, di natura eh, militare, perché fa parte della dottrina cinese. Il caso più esemplare, che è evidenziato anche nella carta, è quello di Djibouti base dove eh, ovviamente c'è una base militare eh, cinese, eh, ce ne sono anche altre, ovviamente anche una italiana, ma quel che conta è che Djibouti non è semplicemente, il, mh, non, non ospita semplicemente una struttura militare cinese, è anche punto, no, punto nevralgico dei, dei progetti ferroviari che la Cina sta sviluppando in Africa e anche dei progetti tecnologici che la Cina sta sviluppando in Africa. Qual è lo scopo quello di rafforzare la presenza all'interno del continente africano e, nel lungo periodo, connettere le due sponde del, dell'Africa. A che pro? Innanzitutto, per avere una presenza più forte, non solo economica, eh, a pochi chilometri dall'Europa e quindi dalla sfera di influenza americana. Accrescere la presenza economica nel continente, il continente nero. Perché qui ci sono delle grandissime potenzialità dal punto di vista energetico, minerario e anche come mercato di destinazione. E poi, credo che questo è un elemento su cui dobbiamo riflettere, quello di affermarsi anche sulla sponda occidentale dell'Africa, perché la presenza cinese è forte sulla sponda orientale, con tutta una serie di problemi, peraltro, anche di resistenze. Ma adesso cerca di ehm, espandersi anche sulla sponda occidentale occidentale. Mi viene in mente per esempio un recente investimento in Sierra Leone in un, uh, in un progetto, di natura, progetto ittico, quindi vogliono costruire un porto uh, adibito alla pesca, peraltro con grandi resistenze da parte del, della popolazione locale che teme danni all'ambiente, teme anche che i cinesi portino via lavoro e così via, ma lo scopo è anche di natura strategica, di lungo periodo, non è semplicemente legato al commercio. C'è un interesse a monitorare le operazioni e le attività eh, militari dei paesi occidentali a cavallo dello stretto di Gibilterra, con un occhio rivolto verso, eh, verso gli Stati Uniti, verso le Americhe, dove peraltro diversi paesi stanno aderendo alle vie, alle vie della SETA. Insomma, inevitabilmente è, una, è, una, è, una, è un progetto, quello a cui stiamo assistendo, che si sviluppa in diversi settori, ma che poi si intrecciano tra di loro e ci riguardano molto da vicino. E non è un caso che negli ultimi tempi proprio gli americani abbiano tentato di ridarguire i paesi che potrebbero ospitare basi militari cinesi in futuro. Uh, per esempio la uh, Guinea Equatoriale. Tempo fa una missione americana si è, è recata in questo paese per chiedere esplicitamente al governo di non avallare alcun progetto militare cinese simile a quello uh, di Djibouti. Insomma, concludo dicendo che uh, la Cina è, è fortemente presente e continuerà ad accrescere la sua presenza nonostante queste fragilità e questo richiede da parte nostra uno sforzo da parte italiana uno sforzo maggiore nel riflettere sulla nostra dimensione marittima e poi anche sulle nostre attività in Africa perché al di là della Libia e della Russia che operano in maniera molto più visibile e muscolare a ridosso delle nostre coste, anche una presenza che è più strisciante e più sottile da parte cinese un giorno potrebbe tradursi in qualcosa di più consistente anche dal punto di vista militare. Io mi fermo qui e vi ringrazio. Grazie, grazie Giorgio. Grazie a tutti in realtà e visto che abbiamo ancora una mezz'oretta a nostra disposizione vorrei farvi uscire dalla sicurezza degli interventi che vi siete più o meno preparati per farvi alcune domande un pochino più dinamiche. E io comincerei con lei Presidente riprendendo un po' quello che diceva Giorgio a proposito dei cinesi che evidentemente hanno un piano per il mare. E a me ha colpito molto, hanno colpito molto gli interventi che abbiamo sentito ieri a Bari da parte di cosiddetti attori locali, ehm, i quali hanno tutti dimostrato di avere una forte sensibilità marittima. Allora, io, visto che lei comunque eh, ci ha detto che questo porto, in particolare di Taranto, ma evidentemente non solo questo, ha avuto dei problemi in passato, volevo capire cosa succede quando. La sensibilità marittima di un porto specifico, come può essere Taranto, eh, non coincide con quella del suo paese di appartenenza. Quali sono i rischi per quella comunità locale, ma poi anche nel rapporto che lei, in quanto istituzione, ha con le istituzioni della nazione che ci rappresentano? Perché credo che questo sia poi un tema che eh, qui da noi non, non viene affrontato in maniera... Sufficientemente trasparente, e fra le pieghe magari di queste risposte, di queste riflessioni, ci possono anche essere delle risposte per quanto dicevo prima, ovvero per il fatto che noi siamo un paese che ormai ha smesso di pensare al mare. Abbiamo una mezz'oretta, quindi vi chiederei di rispondere in 6-7 minuti al massimo, tutti quanti. Grazie. Ecco, grazie. Sì. Eh, dunque, eh, noi stiamo. Eh, procedendo eh, insieme anche per esempio all'imprenditoria locale, vedo qui il neo Presidente di Confindustria che saluto, e nel ragionamento anche di una creazione e valorizzazione del cluster eh, portuale. E facevo riferimento prima al fatto che Taranto eh, chiaramente è sempre stata importante anche a livello portuale per la sua presenza industriale. Il fatto di avere il più grande stabilimento siderurgico eh, ha eh, indirizzato la strategia portuale eh, così come anche la strategia imprenditoriale. E, mh, proprio paradossalmente il sequestro dello stabilimento nel 2012 ha accelerato una spinta di diversificazione non solo all'interno del porto, ma proprio anche a livello eh, di imprese e c'erano stati dei tentativi eh, anche eh, di valorizzazione importante eh, del porto eh, ai fini commerciali e eh, il direttore Caracciolo sicuramente ne farà riferimento con una presenza di Evergreen eh, a suo tempo che purtroppo eh, non è andata a buon fine, eh, ma eh, il, il ragionamento che facevo anche prima è, è purtroppo un ragionamento anche eh, dimensionale, nel senso che eh, al di là di un percorso di crescita, di valorizzazione di un rapporto tra il porto e l'imprenditoria locale per creare un cluster che possa poi supportare il porto, perché il porto senza imprese eh, eh, non serve a nulla, eh, nello stesso tempo, purtroppo in Italia non abbiamo i cosiddetti campioni eh, della logistica, non abbiamo eh, realtà ehm, anche a livello portuale. Fatta eccezione per esempio per il settore eh, delle autostrade del mare e dello short sea shipping dove ci, eh, abbiamo un predominio a livello mediterraneo ed europeo, eh, negli altri settori eh, sono i, i player internazionali eh, portuali e della logistica eh, che la fanno oh, da padrona. E quindi eh, bisogna gestire con grande attenzione. Io facevo prima un riferimento appunto al rispetto della normativa comunitaria e nazionale, eh, ne discutevamo ieri. Eh, noi siamo stati oggetto di una disinformazione molto forte eh, qualche mese fa. Io personalmente sono stato anche oggetto di interrogazioni parlamentari per presunti rapporti eh, con la Cina ed altro, ma si è fatta anche una gran confusione, intanto perché qui non, insomma, non credo che il governo italiano, il Ministero delle Infrastrutture abbia intenzione di vendere i porti a qualcuno, quindi qualunque operatore venga deve seguire una procedura di evidenza pubblica, quindi anche di concorrenza. E Acquisire una mera concessione che può essere controllata e revocata in qualsiasi momento. Per cui, così come la Cina è presente anche in Italia, per esempio a Vado, ma è presente in Europa, ad Amburgo, a Rotterdam, ovunque ci sono concessioni in favore di operatori cinesi. Il tipo di approccio deve essere necessariamente legato esclusivamente a quello commerciale. Quindi, concordo che magari in una fase anche di trattativa a livello istituzionale alta vada chiarito che l'aspetto è quello commerciale, senza invece, come posso dire, lasciare intendere che ci possa essere qualche insinuazione in altri campi che non siano quello. È evidente però che la mia domanda è: e abbiamo visto prima. Eh, si può fare a meno della Cina nel settore portuale e marittimo, non solo per una importanza dal punto di vista dello shipping, dove ancora abbiamo delle realtà più importanti rispetto a quelle cinesi, insomma, le prime eh, tre compagnie sono comunque compagnie europee, eh, ma eh, dal punto di vista della produzione è, è, è evidente che la gran parte della de produzione parte dalla Cina eh, e quindi eh, l'attenzione che deve essere rivolta è un'attenzione a valorizzare le proprie realtà dal punto di vista logistico e commerciale ponendo eh, in modo chiaro che le relazioni devono intendersi eh, solo da questo punto di vista cercando di strappare delle condizioni anche di bilateralità perché eh, è evidente che anche l'Italia e l'Europa può avere un interesse a sviluppare eh, il mercato cinese. Io ricordo eh, qualche anno fa sono stato ospite di un istituto cinese dove mi spiegarono che eh, avevano fatto un primo tentativo di copiare. I prodotti occidentali, ma la, la, il ceto ricco cinese attuale non vuole comprare le imitazioni cinesi ma vuole comprare gli originali occidentali, e quindi sono passati al piano B che è comprare direttamente i marchi occidentali. Quindi sicuramente ci può essere uno scambio che va costruito a livello governativo. Eh, e, e altrimenti eh, va in, in altro modo valorizzata una vocazione, una potenzialità eh, e coinvolgendo eh, comunque anche i cluster locali per evitare che ci sia poi una presenza che tende a sottrarre lavoro eh, alle realtà locali, ma io credo che una base di eh, colloquio fondata sul reciproco vantaggio potrebbe portare a un buon successo, così come, ripeto, con altre realtà. Quindi la cosa che un po' ci ha spaventato è che ci fosse su Taranto solo un atteggiamento difensivo che sembrava quasi rappresentare una perdita di chance per questo territorio, perché dall'altra parte non c'era poi un'offerta per dire no, quelli no, però facciamo questo. Quindi in un caso o nell'altro... Speriamo che questo territorio possa eh, crescere valorizzando le realtà locali, ma assumendo un ruolo che credo eh, siamo tutti d'accordo, così come lo ha dal punto di vista militare, potrà avere anche dal punto di vista commerciale ed industriale. Grazie mille Presidente. Eh, Ammiraglio, invece io a lei domanderei mh, di mh, entrare nel Mar Nero perché appunto lei l'ha citato prima, l'attualità bellica di questi tempi vede ad esempio i russi spingere in particolare soprattutto lungo la, la costa dell'Ucraina. E allora le chiedo cosa potrebbe succedere nel Mar Nero eh, se i russi riuscissero a occupare e a restare in qualche magari punto nevralgico dell'Ucraina dell eh, marittima. E quali ripercussioni poi ci potrebbero essere, ad esempio, sulla stabilità degli stretti turchi e via discorrendo un pochino sui rapporti di forza nel bacino? Sì, grazie. Eh, intanto il Mediterraneo va visto nella sua unitarietà: il Mediterraneo è una via d'acqua internazionale che va da Gibilterra fino alla Georgia, quindi è un'unica eh, un zona, un macro regione, Potremmo dire Mediterraneo è allargato, ed è anche un security complex, cioè un'unica area dal punto di vista della sicurezza internazionale. Ora, gli Stretti Turchi giocano un ruolo fondamentale, l'hanno giocato nella storia, nel Settecento, nell'Ottocento, i trattati riguardanti gli Stretti Turchi, il controllo da parte della Turchia sono tantissimi, fino ad arrivare all'odierna Convenzione di Montreux del 1936. La Turchia è il garante del transito nei Dardanelli, nel Mar di Marmara e nel Bosforo e devo dire che sta svolgendo il suo ruolo in piena crisi militare, bellica, con grande cautela. Il professor Prete ci ha parlato prima degli investimenti turchi a Taranto, credo che i turchi dopo questa crisi si configureranno più affidabili di prima. Allora i turchi, la Turchia eh, cosa ha fatto? Ha ridotto l'ingresso delle navi eh, da guerra in Mar Nero, quindi non possono più entrare eh, navi da guerra russe, eh, l'ultimo transito è stato solo di una nave che rientrava nei porti del Mar Nero e naturalmente anche nemmeno navi occidentali, perché l'accordo di Montreux prevede che in time of war, in tempo di guerra, eh, le, le, le navi da guerra straniere non possano entrare. Quindi la situazione è congelata in Mediterraneo, in Mar Nero. Potremmo dire che sia smilitarizzato da un certo punto di vista, ma anche il traffico mercantile è congelato. Abbiamo sentito di due mercantili affondati sotto l'Ucraina, uno di bandiera Bangladesh, un altro di noleggiato dai Lettoni di bandiera non ricordo quale, ecco. comunque era una bandiera ombra in sostanza, quindi sono incappati nelle mine e sono affondati. Eh, poi è si è autoaffondata la nave di bandiera ucraina, una vecchia fregata e credo anche una nave russa sia stata colpita. Quindi diciamo dal punto di vista delle operazioni militari il Mar Nero è diventato centrale e I riflessi sul traffico mercantile sono stati devastanti. Una settimana fa il direttore di Confindustria, il dottor Luca Sisto, ha lanciato un appello dicendo che i mercantili italiani erano fermi completamente anche perché il nostro, la nostra autorità marittima aveva emanato un MARSEC 3 un avviso di pericolosità del traffico mercantile in Mar Nero che praticamente inibiva qualsiasi attività commerciale. Adesso credo che questi mercantili siano usciti dal Mar Nero, ce n'era uno in vicino Novorossisk credo e un altro era in Romania. Quindi diciamo che tutte le attività commerciali in Mar Nero sono attualmente ferme. Che cosa, questi sono i prodromi di una guerra commerciale che è appena agli inizi. Quindi, i traffici con la Russia eh, si avviano al blocco. Eh, L'export da parte dei paesi dell'Unione Europea, in applicazione delle sanzioni, è attualmente fermo nei confronti della Russia e così anche ci avviamo al blocco delle importazioni. Il petrolio è ancora. Non è stato inibito, l'interdetto come hanno fatto gli Stati Uniti, ma anche quelli il gas ancora continua ad affluire. Allora, tutto questo, l'applicazione di queste sanzioni marittime non tanto nel Mar Nero, dove più prima o poi si riavvierà un confronto militare. Cioè la Nato tornerà sicuramente in Mar Nero, ma la Nato prudentemente se ne è estraniata, anche perché. Il, il confronto navale in Mar Nero diciamo, è stato di livello molto basso, non c'è stato ancora lo sbarco ad Odessa, non ci sono state grosse operazioni. In futuro, quando queste sanzioni marittime, soprattutto in Mediterraneo, saranno eh, avviate, eh, bisognerà vigilare, vigilare che non vengano aggirate perché ci potrebbero essere delle triangolazioni. Eh, penso, per esempio, a quello che è accaduto qualche anno fa con l'embarco alla Cirenaica. Sono arrivati, il petrolio della Cirenaica stava, è arrivato in Italia via Malta, cioè ha cambiato colore e ha perso il, le caratteristiche di origine. Allora, tutto questo il ruolo della Marina potrà essere decisivo. Eh, con il dispositivo integrato interministeriale di sorveglianza eh, che per noi è una realtà fondamentale che implica il controllo dei traffici marittimi di destinazione, origine eh, di tutte le navi, cioè evitare queste triangolazioni e evitare che, che le navi sfuggano alle sanzioni. Concludo eh, ricordando qualcosa del passato. Purtroppo, eh, a una certa età, il passato ritorna sempre. Allora, nel 1974 io ho prestato servizio in capitaneria a Taranto e fui assegnato a, al controllo delle navi OC, cioè Oltre Cortina. Allora, non so chi di voi ricorda che in quegli anni lì le navi russe, erano di, le navi sovietiche, erano di casa a Taranto, cioè il, la rada bullulava. Di, di navi russe, tant'è che io ingenuamente dissi ma com'è possibile che le navi russe vengano messe alla fonda accanto alle nostre, alle nostre navi militari e i piloti mi dissero no ma lasci perdere qui non c'è posto perché il porto era diviso la parte occidentale e la parte orientale era marina e la parte occidentale era mercantile allora, era tutta una flotta di, di mercantili, i Comsomolets, me le ricordo bene, che facevano la spola con ro, Novo Rossisk, portando all'andata i tubi del tubificio e al ritorno minerali, minerali ferrosi. E poi quello che era bello, strano. che Per strada io incontravo i comandanti, i capitani di queste navi mercantili, che avevano sempre 3-4 donne, e che andavano a fare la spesa, e quello i Tarantini lo sanno, a Piazza Sicilia tornavano con le borse piene di lana, perché era tutta un'economia eh, tipica. Cioè, per dire che in piena guerra fredda qui c'erano i mercantili russi e noi commerciavamo tranquillamente con i russi. Tutto questo chiaramente non sarà più possibile e io credo, e eh, lo, lo sottolineo col professor Prete, che ne risentiremo le conseguenze. Non so quante navi russe siano scalate a Taranto, ma sicuramente non ne vedremo più. Eh. Grazie. Grazie, ammiraglio. E per Giorgio e Daniele in realtà ho la stessa domanda, quindi chi vuole può rispondere per primo. Voi ci avete raccontato in maniera molto puntuale e brillante come Cina e Turchia si siano dotate di una dimensione marittima. Qualche lezione per l'Italia? Se ti vuoi prendere qualche secondo perché... No, 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 no. Troppo, no? cool. Grazie. Ma credo che mh, innanzitutto la lezione che non solo l'Italia, ma insomma è quello che si può apprendere dalla parabola seguita dalla Turchia soprattutto negli ultimi anni, è una lezione di carattere antropologico. Cioè la Turchia è un paese che, eh, veramente con pochi mezzi, pensiamo alla Libia, schierando un paio di fregate acquistate di seconda mano dagli Stati Uniti e dismesse dalla marina americana tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni novanta, è riuscita a ribaltare un conflitto che al momento dell'intervento eh, dell di Ankara sembrava ormai destinato, sembrava ormai segnato. Insomma, sembrava non ci fosse nulla da fare per impedire ad Aftar di entrare, eh, di entrare a Tripoli e questo è stato possibile grazie alla mobilitazione di risorse soprattutto di carattere, eh, di carattere umano, cioè i turchi sostanzialmente non hanno avuto paura in quanto nazione eh, di, fare, eh, di fare la guerra, che è un'attività che naturalmente può comportare delle perdite, dei contraccolpi e tutta una serie di conseguenze, che è invece quello che è successo all'Italia, che neppure ha risposto alla richiesta di soccorso del governo di accordo nazionale che era stato messo a Tripoli proprio eh, dagli italiani. Per cui certamente credo che questa sia, eh, sia la principale lezione che si può trarre, cioè la capacità della Turchia di riuscire a raggiungere degli obiettivi che probabilmente sono anche superiori alle proprie possibilità attraverso soprattutto diciamo, una capacità eh, di sacrificio che eh, viene, mh, viene coltivata eh, in modo eh, quasi scientifico anche dallo stesso governo, dalle autorità e dal sistema. Eh, basti pensare ad esempio ai programmi televisivi. Uh, in Turchia spopolano e sono estremamente diffuse le serie televisive a sfondo storico, che tuttavia non celebrano la grandezza degli imperi passati, ci sono molte serie televisive centrate sul periodo ottomano ma soprattutto eh, negli ultimi anni, anziché essere centrate ad esempio sulla figura di Solimano, eh, sono ambientate nel periodo di formazione dell'impero e quindi non c'è gloria ma semplicemente sofferenza. Questo per insegnare naturalmente alla popolazione che eh, per raggiungere determinati obiettivi, per tornare diciamo, agli albori del passato, per ricostruire la grandezza del passato e per essere un paese rispettato e in grado di perseguire i propri interessi e quindi anche il benessere, della popolazione che è un concetto fondamentale ad esempio anche nella dottrina della patria blu è necessario sacrificarsi. Eh, quindi è necessario appunto correre dei rischi e mettere anche a rischio il benessere della generazione presente eh, per, eh, per poter garantire alle generazioni future appunto una eh, prospettive migliori di, eh, di quelle attuali. Questo d'altra parte è, 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 una, è un concetto, è un atteggiamento che è quasi genetico nella Repubblica di Turchia, perché la Repubblica di Turchia è uno Stato che è nato di fatto grazie al sacrificio di Canakkale nella battaglia del 1915, quando eh, Mustafa Kemal riesce a respingere in mare eh, gli inglesi e riesce a farlo chiedendo ai propri soldati di morire, non di combattere. E, eh, e questo naturalmente è un episodio centrale nella memoria collettiva anatolica che eh, influenza ancora oggi l'approccio delle generazioni correnti che sono perfettamente consapevoli che dispongono oggi di uno Stato, dell'indipendenza, della propria libertà perché c'è stato il sacrificio appunto dei loro, eh, dei loro progenitori e in una certa misura, in misura certamente superiore a quella di molte nazioni europee, sono disposti a, eh, a ripercorrere quelle tracce, cioè a sacrificarsi, basti pensare appunto anche ai contraccolpi economici che la Turchia sta subendo per tutta una serie di iniziative che ha condotto eh, nel Mediterraneo, eh, ma non solo, a sopportare i sacrifici necessari per aumentare diciamo la potenza e il prestigio anche del proprio paese per cui certamente questo eh, credo sia il, il principale elemento sul quale, eh, sul, quale eh, sul quale bisognerebbe riflettere e da comprendere diciamo delle, eh, delle, delle mosse giocate di recente dalla turchia nel Mediterraneo appunto ma anche in altri eh, in altri contesti qui cedo il microfono a giorgio grazie eh, in parte eh, è lo stesso mio pensiero, cioè l'elemento principale deve essere quello pedagogico. Cioè dall'esperienza cinese possiamo trarre questo come insegnamento, innanzitutto. Quello è un paese che ha capito che ha bisogno di trasmettere alla popolazione la necessità di andare per mare e quello è un paese che è eminentemente una potenza terrestre. L'Italia anche ha bisogno di fare qualcosa di più dal punto di vista pedagogico per far comprendere alla popolazione l'importanza del mare. Quindi sia le opportunità e anche ovviamente i rischi. Perché il modo in cui ci raccontiamo a noi stessi inciderà poi sulla nostra strategia, ma anche sul modo in cui gli altri guarderanno a noi e come ci considereranno. E, e questo è, è fondamentale, Beh, dipende molto da come ci consideriamo noi. E questo mi fa pensare al rapporto che abbiamo con gli Stati Uniti e con la Cina. Il fatto che ieri si è svolto a Roma un incontro piuttosto importante, quindi tra i vertici diplomatici delle prime due potenze al mondo, è sicuramente un, un, un qualcosa di importante per noi. Cioè, Sono occasioni che dovremmo sfruttare per accrescere il nostro ruolo all'estero, però prima bisogna avere le idee chiare dove ci troviamo. Anche dal punto di vista dello schema di, di rapporti internazionali, perché solo in questo modo possiamo avere un rapporto più chiaro, netto, con potenze di questo calibro, e questo potrebbe consentirci anche di sviluppare rapporti commerciali con la Cina, però senza compromettere il rapporto che abbiamo con la, potenza, la nostra potenza di eh, riferimento. Quindi questo, questo scatto mentale è fondamentale per acquisire un ruolo maggiore per decidere noi per noi stessi e non lasciare che gli altri decidano per noi. Ecco. Grazie. Se volete aggiungere qualcosa abbiamo un pochino di tempo. Allora, visto che abbiamo ancora due o tre minuti, io non so se dal pubblico c'è una domanda, un flash per qualcuno dei nostri relatori, altrimenti io eh, dichiaro conclusa la tavola rotonda. Però se c'è qualche curiosità, prego. Sì. Eh, grazie a tutti, è davvero un onore essere qui a bordo di Nave Cavour. Interventi estremamente interessanti, competenti, una meravigliosa occasione di dibattito. Eh, vorrei fare una domanda per tutti, ma ovviamente non voglio rubare tempo in maniera eccessiva. Ho trovato molto interessante l'intervento di Daniele Santoro sulla proiezione della Turchia. La, ehm, la sua strategia navale e volevo fare alcune considerazioni. Sembrerebbe che la Turchia abbia commesso dal punto di vista prettamente militare un piccolo errore strategico, cioè nel senso si sta fortemente proiettando per avere una marina competente all'altezza, ma diciamo nella sua volontà di applicare la politica dei due forni ha acquistato un sistema di origine russa, un sistema antiaereo S400, e questo le ha inibito l'acquisto degli F35. Eh, la Turchia era anche membro del consorzio: parte, diciamo, aveva una parte nella lavorazione di questo apparecchio, e questo comporta il fatto che la sua nuova porta aerei adesso si ritroverà a essere una costosissima porta elicotteri perché io davvero non vedo gli Stati Uniti d'America disposti a vendere l'F-35B a una nazione che possiede anche il sistema antimissilistico S-400 che in qualche modo potrebbe eh, decrittare o mh, intuire le segnature radar del mezzo a bassa osservabilità. Grazie molte. Eccoci. E sì, tutto vero, eh, certamente, eh, su questo faccio due considerazioni. Eh, la prima riguarda l'uso della portaerei leggera, dell'Anadolu, che nelle intenzioni dei turchi non diventerà solo una porta elicotteri, ma più che altro una porta droni. Recentemente il capo dell'industria della difesa Ismail Demir ha annunciato che la l'Anadolu potrà ospitare fino a 80 Bayraktar TB3 che sono i droni di nuova generazione prodotti appunto dalla Baykar, la nuova versione di, di quelli che abbiamo visto all'opera in Siria e nelle Libie. Certamente non sono dei sistemi all'altezza degli F-35 però la Turchia mh, crede di... Eh, come dire, ehm, che questo sia sufficiente per il livello di conflitti che si troverà ad affrontare eh, nella regione, anche in considerazione del fatto che si diceva prima del conflitto in Ucraina che i TB2 non avrebbero potuto fare la differenza in un conflitto a intensità medio-alta, mentre sembra invece che i russi continuino a essere molto preoccupati dell'uso di questi, di questi droni che si stanno comportando abbastanza bene anche in Ucraina. Eh, questo nell'immediato e certamente comunque sarebbe un danno non poter avere gli F-35B per la Turchia, le cose potrebbero però anche cambiare perché bisogna tenere in considerazione il fatto che innanzitutto all'origine dell'acquisto degli S-400 da parte da Ankara sta la mancata volontà degli Stati Uniti di cedere il sistema analogo di produzione eh, americana. Eh, Inoltre eh, la Turchia sembra che non ha, questo naturalmente non si può sapere con certezza, ma sembra che non abbia ancora attivato eh, gli S400 e eh, in molti sostengono che nel prossimo futuro, e questo è anche collegato alla normalizzazione con Israele, Ankara, anche un po' aiutata dal comportamento dei, dei russi in Ucraina, potrebbe scogitare una soluzione per accantonare gli S-400 senza compromettere le relazioni eh, con Mosca e questo nel medio periodo potrebbe, eh, potrebbe facilitare l'ingresso, la riammissione della Turchia nel nel programma, del programma degli F-35 che certamente resta un obiettivo di Ankara proprio perché, eh, come diceva lei, non disporre di questo tipo di aerei eh, per appunto, la, la porta LRG Nadolu e certamente un danno non da poco per la Turchia che aveva puntato appunto proprio su questa, eh, su questa combinazione. Anche se c'è da dire che i turchi sono molto convinti del fatto che Barakhtar TB-3 possano essere soprattutto anche l'aereo da guerra senza pilota, che, eh, il cui prototipo è stato pr presentato proprio nei giorni scorsi, possano essere delle valide alternative, soprattutto per la natura dei conflitti che la Turchia si aspetta eh, di dover combattere nella regione, conflitti a intensità medio-bassa, come quello in Libia, come quello in Siria o come anche quello nel, nel Nagorno-Karabakh. Grazie. Grazie. C'è un'altra domanda qui davanti? La signora. Buongiorno, vi, vi ringrazio per questo interessante eh, seminario/convegno. Sono Barbara Davide, il Sovrintendente Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, che ha sede qui a Taranto. E, mh, più che una domanda volevo soltanto mettere sul tavolo di queste riflessioni il, il tema del patrimonio culturale subacqueo e della cultura, del patrimonio culturale in genere nell'importanza dei rapporti internazionali tra eh, il nostro Paese e i Paesi di cui si è trattato oggi e dell'importanza anche della ricerca e delle possibili... E, e, ricerche future e mh, utilizzo delle nuove tecnologie per la protezione del patrimonio subacqueo che e, sono eh, presenti nelle, negli accordi mh, bilaterali mh, con i paesi di cui abbiamo parlato oggi. E, la Cina, la Turchia e la Libia, quindi Taranto che ha adesso eh, nella, eh, la, la sede di questa soprintendenza eh, nazionale potrà avere eh, secondo me un ruolo centrale anche per eh, lo sviluppo del, dei rapporti internazionali eh, nel Mediterraneo. Grazie. Certo. No, ringrazio la dottoressa Davide per aver fatto riferimento al patrimonio archeologico subacqueo che è sua competenza proteggere lungo tutta la penisola. Allora, quando si parla di marittimità italiana, eh, e qui il discorso oggi è stato affrontato, anche se poi è relativo alla crisi eh, con la Russia e l'Ucraina, la, eh, eh, la marittimità italiana riguarda anche i beni culturali sommersi. Eh, è noto che dal Nord Africa all'Italia, in periodo greco e romano, c'era tutto un flusso di navi anche da, dal, dai Balcani. E quindi i fondali sono pieni di, di relitti, soprattutto la rotta tra la Tunisia, tra Cartagine e la Sicilia. C'è il Banco Scherchi che è un basso fondo. Ora eh, noi abbiamo anche una zona archeologica, vero dottoressa Davide? Che eh, 12 miglia oltre le acque territoriali. Coincide con la zona contigua e tutti i beni trovati in questa zona appartengono allo Stato, cioè non possono essere, non possono essere rimossi. Poi abbiamo la piattaforma continentale, prima avete visto quella cartina, eh, la piattaforma continentale italiana, il regime dei beni culturali è anche un regime eh, di autorizzazione, cioè eh, chi trova dei relitti deve comunicarlo. Alla, alle autorità perché non, non è possibile come avveniva fino a qualche anno fa che chi primo arriva eh, se riprende, in sostanza c'era tutta una degenerazione giuridica portata avanti da alcuni scienziati americani cioè ora per fortuna l'italia si è dotata di norme per la protezione del patrimonio culturale e eh, la sovrintendenza è il luogo deputato alla, alla protezione chiaramente la cooperazione va instaurata con i paesi di, di, di provenienza dalla, dalla Tunisia, appunto dal, dalla Libia e non ci dimentichiamo che sono stati trovati appunto vicino Brindisi eh, alcuni anni fa no, dei, dei reperti bronze importantissimi che forse erano delle statue vero rottamate che venivano in Italia come, come bronzo quindi non, quando parliamo di marittimità non dobbiamo dimenticarci dei beni culturali sommersi ecco grazie Grazie Ammiraglio, io a questo punto eh, dichiaro conclusa questa tavola rotonda, questo seminario. Ringrazio i relatori per i loro veramente interessanti interventi e a questo punto li invito anche a eh, liberare il palco per darci il tempo di riallestirlo per le conclusioni di questa giornata. Conclusioni che vedranno impegnati eh, appunto qui sul palco. Il capo di stato maggiore della Marina Militare, l'ammiraglio Enrico Credendino, e il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, sulla strategia medioeceanica dell'Italia. Vi invito eh, a rimanere seduti perché cominceremo immediatamente, quindi soltanto il tempo di riallestire e partiamo. Grazie mille a tutti. Funziona. Funziona, funziona. Pronto? Si sente? Questo funziona. Se vogliamo gentilmente prendere posto così possiamo iniziare. Bene, innanzitutto volevo ringraziare di tutto cuore l'ammiraglio Enrico Credendino. Comandante di nave Cavour, tutto l'equipaggio di questa nostra portaerei e la Marina Militare. Vedere il marchio di Limes, piccola iniziativa editoriale accanto a quello della nostra Marina Militare, è motivo di orgoglio. Noi abbiamo avviato da qualche tempo un ragionamento sul mare, a partire da un volume che abbiamo intitolato L'Italia è il mare. E, insomma. Un piccolo segno di patria blu l'abbiamo voluto dare anche noi, come, come italiani. Quando abbiamo immaginato questo incontro, e ringrazio in particolare anche tutti gli organizzatori, l'amico Nicolò Carnimeo, non immaginavamo certo di trovarci in una guerra. E quindi, ammiraglio, io credo che da qui tocca ripartire, per poi allargare il ragionamento. Intanto in che guerra ci troviamo. Noi italiani viviamo in un tempo orizzontale, cosa vuol dire? Che immaginiamo che cronaca segua cronaca, segua cronaca, abbiamo perso di vista la dimensione profonda del tempo, la dimensione verticale, la dimensione dei paesi che di storia vivono e che di storia si servono per i propri interessi e per le proprie visioni geopolitiche, come sono tutti i paesi coinvolti in questa guerra, a cominciare dalla Russia, dall'Ucraina e dai loro vicini. Noi quindi ancora non abbiamo, io credo, colto il senso profondo di questa svolta, di quello che sarà poi nella storia il 24 febbraio 2022. E il 24 febbraio 2022 fuori di cronaca, oggi che siamo a 20 giorni di distanza, ci appare come il 111 anno di una guerra cominciata nel 1911 quando la nostra marina portò i militari italiani a Tripoli, avviando il processo di disintegrazione dell'impero ottomano e contemporaneamente di tutti i principali imperi europei. Noi stiamo vivendo il 111 anno della disintegrazione degli imperi europei, cominciata nella prima guerra mondiale, sviluppata nella seconda è mai davvero terminata, perché oggi in gioco è il futuro dell'impero russo e in buona misura anche, per restare a quello che è stato detto, il ritorno della Turchia a una dimensione imperiale, in un contesto europeo dove l'impero di fatto, anche se non nominale, di riferimento, gli Stati Uniti d'America, hanno deciso di assumere una postura reattiva, quasi minimalista che certamente significa un aumento di rischi, ma anche di responsabilità e quindi di opportunità per noi che dentro a questa forma imperiale ci troviamo almeno dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. E questo eh, significa anche ricordare come il Mediterraneo di cui noi abbiamo voluto sottolineare in questi anni la dimensione medio oceanica, cioè quello che è stato spiegato anche prima il fatto di essere connettore decisivo tra l'Indo-Pacifico, cioè l'immenso spazio oceanico su cui si affaccia adesso la potenza cinese e che l'America considera soprattutto il Pacifico come oceano di riferimento e di garanzia della propria sicurezza, nel senso che la difesa di San Francisco comincia a Taiwan e che eh, oggi è il teatro quindi della competizione per eccellenza quella sino-americana e dall'altra parte quello che è l'oceano eponimo della nostra alleanza l'oceano Atlantico cui noi come paese mediterraneo e questo è anche un aspetto curioso un paese che apparentemente non ha nulla di atlantico perché siamo in mezzo al Mediterraneo si trova a far parte e questo ci ricorda proprio come in realtà il Mediterraneo sia visto dagli Stati Uniti d'America, ma da tutte le principali potenze, non semplicemente come un mare fra la sponda europea, quella levantina e quella invece nordafricana, ma come appunto un prolungamento dello spazio atlantico piuttosto che di quello dell'Indo-Pacifico. Fino a ieri, fino all'altro ieri era l'Atlantico a dare il tono al Mediterraneo. Adesso è entrato in gioco anche l'Indo-Pacifico sotto la pressione cinese e nel caso specifico della guerra in corso la competizione verte anche, se non fondamentalmente, sul controllo del Mar Nero. Il mare d'Azov ormai è definitivamente russificato, meno di sorprese belliche imponderabili. Il Mar Nero oggi è una posta in gioco fondamentale, è stato ricordato come le operazioni militari russe siano oggi particolarmente volte a sigillare la fronte marittima dell'Ucraina e quindi sostanzialmente a rendere l'Ucraina in qualsiasi sua dimensione, una volta persa la dimensione marittima, uno Stato fallito o comunque in decomposizione. Per concludere e per poi rivolgere anche alcune domande all'ammiraglio Credendino, questo implica da parte del nostro Paese un lavoro di lunga lena che è di recupero della dimensione verticale del tempo, quindi della consapevolezza di chi siamo e soprattutto perché veniamo da un certo passato piuttosto che un altro e quindi anche il lavoro di pedagogia nazionale che fu cominciato proprio dal conte di Cavour, lui che frequentava a proposito di acque forse le risaie del Vercellese o al massimo il lago Lemano, acque della mamma che era svizzera, come sappiamo ma che eh, pochi ricordano è stato anche ministro della Marina, fondatore dell'arsenale di La Spezia, con una capacità anche di portare lo stato sabaudo, non esattamente marittimo, nella sua vocazione, anche attraverso l'inglobamento di Genova, nella proiezione marittima. Ecco, avremmo bisogno, io credo più che mai, di un cavour almeno sotto questo aspetto, capace di indicare al nostro paese la prospettiva del mare come la prospettiva necessaria per la nostra sicurezza e per il nostro benessere. Ma io mi fermerei per il momento qui e chiederei subito all'ammiraglio Credendino di introdursi in questa discussione, di spiegarci come lui vede oggi in questa fase storica il ruolo della marina militare e soprattutto se abbiamo i mezzi per realizzare i compiti che ci dobbiamo assegnare. Bene, buongiorno a tutti, il microfono funziona, eh, noi marinai siamo molto ancorati alle tradizioni, ecco, una tradizione della Marina è che i microfoni non funzionano mai, quindi non preoccupatevi, questo da quando sono entrato in Accademia 42 anni fa. Ma no, Intanto eh, ringrazio il professor Caraccioli, insieme con, con lui, con la rivista Limes abbiamo iniziato questo percorso di rilancio della cultura eh, marittima, della marittimità dell'importanza che riveste il mare per il nostro Paese in termini di sviluppo, crescita, benessere, di ruolo geopolitico che eh, il Paese può avere sfruttando appieno la sua marittimità e anche di sicurezza insicurezza. sicurezza. E, molto importante, come ricordato l'altro giorno ancora al Signor Ministro, della difesa, eh, il Ministro sta per emanare la prima direttiva strategica sul, sulla regione mediterranea, che è un documento fondamentale perché... Il, il primo documento di grand strategy che riguarda quest'area che viene definita come area di principale interesse strategico nazionale. E riguarda il Mediterraneo allargato, quindi il Mediterraneo nella sua accezione allargata al Golfo di Guinea da un lato, all'Oceano Indiano e eh, dall'altro, comprendendo eh, anche il Golfo Persico, ehm, e dove appunto risiedono i nostri principali interessi strategici e dove la difesa gioca chiaramente un ruolo chiave. Chiaramente si parla di difesa, quindi è un documento interforze, anzi direi che supera l'interforze perché va nel multidominio, quindi includendo anche la parte spazio e cyber. Ma è un documento chiave ed è secondo me veramente una chiave, di, di, è una svolta eh, in questo ruolo più marittimo che l'Italia deve avere, e che incomincia a riconoscere. Eh, e questo del rilancio della cultura marittima, è per me è una cosa fondamentale perché io sono torinese. Il ministro di Lodi, l'ammiraglio Cavodragone, peraltro, che è il capitano maggiore della difesa e anche lui Piemontese. Io ho conosciuto il mare quando sono entrato in Accademia, ma mi sono poi occupato di questioni tecniche nei primi 15 anni, perché ero imbarcato, e mi occupavo di artiglieria e missili. Ho cominciato a pensare e a capire dell'importanza del mare quando sono arrivato al terzo reparto dello Stato Maggiore, quindi a 35 anni. E questa è una, una, una questione sentita anche da, dagli altri paesi. Si, gli anglosassoni la definiscono sea blindness, cioè questa incapacità di comprendere quanto il mare sia importante per l'uomo. No, secondo me non è cecità, è miopia. La miopia si combatte dando ognuno un giusto paio di d'occhiale di quello che vogliamo fare insieme al professor Caracciolo. Venendo al Mediterraneo, negli ultimi, negli ultimi anni abbiamo assistito diciamo, dall'amministrazione dall Obama in poi a uno spostamento del baricentro degli Stati Uniti dal Mediterraneo verso l'Indo-Pacifico, sempre più marcato. E anche un ritorno contestuale della flotta russa. Nel 2015 c'era una nave di stanza a Tartus, una nave logistica. Oggi, prima che iniziasse il conflitto, c'erano una media di 10-12 navi russe, ma occasionalmente anche un, un dispiegamento delle flotte, di una flotta. Cinese che faceva attività di Naval diplomacy nel bacino Mediterraneo. Quindi un attivismo di, di, di paesi, e, ma anche un attivismo poi di organizzazioni eh, interstatali, il terrorismo. Il, il Mediterraneo negli anni è passato da una situazione dove c'era una situazione di pace che poteva poi escalare in, in crisi e in conflitto a una situazione di equilibrio instabile, che è quello che c'è oggi. E ne hanno parlato. I predecessori, gli oratori nel, nel precedente, nei precedenti interventi quindi non ripeto le, la situazione ma è una situazione di equilibrio instabile dove è richiesto a, agli attori del Mediterraneo di assumere un ruolo sempre più importante per presidiare il mare e lo spostamento degli Stati Uniti in, verso l'Indo-Pacifico questo impone, oggi c'è la portaerei Truman nel Mediterraneo che si sta addestrando come ci hanno ricordato con la portaerei francese domani il Cavour uscirà e quindi faranno un'attività congiunta dei tre portaeri di addestramento anche avanzato con impiego anche di tutta la componente aerea, ma la portaerei Tuman era destinata ad andare in Indo-Pacifico e prima o poi ci tornerà, quindi c'è un vuoto, i vuoti si colmano, bisogna arrivare prima perché in natura i vuoti si colmano naturalmente. A noi che siamo nel centro del Mediterraneo, nel centro di quella rotta di cui parlava il professor Caracciolo, quella del Medio Oceano che collega l'Atlantico, All'Indo Pacifico c'è lo stretto di Sicilia perché è vero che si entra a Gibilterra e si esce da Suez, ma chi passa da est a ovest e viceversa passa dallo Stretto di Sicilia che è casa nostra. E qui noi dobbiamo fare come il famoso film no, di Troisi e Benigni: eh, Non ci resta che piangere, che, che chiedevano un fiorino a tutti quelli che passavano. Ecco, noi dobbiamo essere in grado di chiedere un fiorino a chiunque transiti nello stretto di Sicilia, abbiamo le forze e la capacità di... Lo stiamo facendo, lo stiamo facendo con grande impegno. Ci sono investimenti molto importanti che riguardano il settore della difesa e lo sviluppo della, della marina. Venerdì verrà consegnata il primo pattugliatore polivalente d'altura, il Town de Revelle, questo è veramente un momento molto importante. Nave Trieste sta concludendo la fase di allestimenti, quindi abbiamo i mezzi, abbiamo i mezzi per fronteggiare le sue azioni concentrandoci chiaramente nel Mediterraneo, nel Mediterraneo allargato, che ripeto è la nostra oggi area di interesse strategico. Sì, si, si passa per il canale di Sicilia, ha ragione Ammiraglio, ed è fondamentale per il nostro Paese esserci. Purtroppo, a parte il 1911, non mi pare che ci siamo oggi, non mi pare che ci siamo abbastanza, perché se è vero come è vero che eh, fino a pochi anni fa avevamo sulla fronte africana del canale di Sicilia Paesi amici per amore o per scelta, a cominciare dall'Algeria, che avevamo contribuito ad emancipare dalla presa francese, per continuare con la Tunisia, dove avevamo addirittura fatto un colpo di Stato per impedire che ci arrivassero troppo profondamente i francesi, la Libia di Gheddafi, con cui nel bene e nel male trafficavamo allegramente, l'Egitto di Mubarak, beh, insomma tutto questo adesso non c'è più. E questo credo che sia un segnale di aggravamento della nostra sicurezza e delle nostre prospettive anche di pesare nel Mediterraneo. Il fatto stesso che quando il governo di Tripoli chiese a alcuni governi eh, europei e agli Stati Uniti aiuto, quando il generale Haftar si avvicinava alla capitale di quella che una volta era la Libia, che credo non lo sarà mai più, vari governi dissero di no. Noi non rispondemmo nemmeno, pur essendo quelli che avevano messo fisicamente, quasi portandocelo, al Sarraj nel suo ufficio di Tripoli, da cui governava poco più che il suo ufficio. Ecco questo segnale che noi abbiamo dato, appunto, è il segnale di un paese, per usare la metafora che dicevo prima, che pensa in modo orizzontale, mentre il mondo cambia intorno a noi. Poi, se si può aggiungere anche una piccola osservazione. Si deve passare per il canale di Sicilia, ma qualcuno passa addirittura per lo stretto di Messina. Penso in particolare al gruppo navale della Queen Elizabeth che ci ha fatto l'inchino diciamo, tra Scilla e cariddi per andare in una missione che poi è stata bollata in maniera negativa dall'alleato americano eh, come una escursione non necessaria. Per un paese come l'Inghilterra che dovrebbe occuparsi del, dell'Artico ed eventualmente del Mediterraneo. Insomma, è una fase anche di, di notevole confusione, visto che quel gruppo navale in realtà era anglo-americano. Eh, quindi, quello che una volta sembrava incardinato no, in delle regole fisse, e questo spiega anche l'aneddoto che raccontava prima l'ammiraglio Caffio dei mercantili russi a Taranto, ma ehm, sì certo poteva apparire sorprendente, ma non dimentichiamo mai che la guerra fredda era essenzialmente la pace in Europa, quindi si partiva dal principio che qui la guerra non ci sarebbe mai stata finché c'era una bipartizione secca, la linea rossa era quella, la famosa linea Stettino-Trieste, chi stava da una parte stava da una parte, chi stava dall'altra stava dall'altra e ognuno sostanzialmente faceva quello che credeva nella parte sua. Ecco, questo adesso non è più così, non è più vero, non si capisce bene dove passino le linee rosse. E allora un Paese come il nostro, che ha difficoltà a definire le proprie linee rosse, si trova immediatamente in una condizione piuttosto pericolosa. E qui vorrei introdurre il tema della famosa zona economica esclusiva. Il Parlamento ha finalmente varato la legge che ci permette di farla, adesso è molto importante, io credo, per il nostro Paese che dalle parole o meglio dalla legge in questo caso si passi ai fatti. Perché dotarci di una possibilità non vuol dire renderla effettiva e questo evidentemente credo che sia un compito importante che impegnerà la nostra marina e uno degli aspetti più interessanti di questa nostra delimitazione che certamente ha dei limiti legali, ma che ormai viene interpretata geopoliticamente come qualcosa che se non è sovranità, molto si avvicina, beh, la delimitazione della nostra zona economica esclusiva nella parte meridionale del Mediterraneo, in particolare cioè nella parte calda che lei, ammiraglio, segnalava essere così decisiva per noi, per la nostra sicurezza, è, io credo, urgente e forse anche sentire la voce della Marina in questo campo sarebbe utile. Dunque, eh, il Ministero degli Esteri, eh, e noi partecipiamo a questo tavolo, sta concordando con gli altri Paesi i limiti della, della ZE italiana che sono certo verrà eh, definita a breve, e eh, appunto ritorna alla strategia marittima, la strategia per il Mediterraneo che verrà eh, emanata a giorni eh, dal ministro della difesa, che tratta anche questo argomento, cioè è una strategia veramente a tutto tondo, che serve anche a colmare lacune che ricordava il professor Caracciolo eh, del passato, ma che è, è dove c'è una centralità del, del mare, dell'importanza del mare per il nostro paese. La zona economica esclusiva, una volta che sarà promulgata e sarà effettiva, richiederà da parte della Marina un'attività di presenza e sorveglianza costante che faremo con le nostre navi, ma dove potremo anche intervenire per la prospezione dei fondali marini, per esempio. Noi abbiamo i cacciamine appunto quando si parla di archeologia subacquea, abbiamo i cacciamine che hanno grandi capacità di scoperta di relitti subacquei che impieghiamo in questo settore, abbiamo gli incursori di Consuben che sono in grado di andare a operare a quelle profondità. Eh, certamente abbiamo già emanato una zona che abbiamo definito di vigilanza marittima, che è una nuova operazione standing che è già partita e che riguarda il pattugliamento di quella che sarà a breve la zona economica esclusiva. Insomma, avere una zona economica esclusiva è un compito in più, una responsabilità in più anche per la Marina militare. Sì, e tanto più importante diventerà se, come sembra, eh, il nostro approvvigionamento energetico, gasiero in particolare, sarà sempre più proiettato verso sud, in particolare verso l'Algeria, che è il nostro secondo paese con importanza di approvvigionamento. Circa il 21% del nostro gas contro il 43% russo viene dall'Algeria. Il famoso gasdotto algerino è assolutamente centrale per la nostra sicurezza. Però sappiamo anche che l'Algeria... Negli ultimi anni si è fatta venire delle idee, tanto è vero che ogni tanto i loro sommergibili si fanno vedere nell'area del Golfo di Oristano come se fosse appunto una loro sfera di influenza. Quindi sarà interessante vedere il trade-off che noi sapremo fare tra la necessità di approvvigionarci sempre di più dall'Algeria e naturalmente venire a patti anche nel disegno della zona economica esclusiva, ma non solo, con un paese. Ehm, Peraltro di un certo peso dal punto di vista militare. Qui però mh, volevo anche segnalare un aspetto che ci pone in qualche difficoltà in una situazione in cui tutto sembra di nuovo messo in discussione. Lei, ammiraglio, parlava del Ministero degli Esteri, lei parlava a nome della Marina, si sono sentite poche voci, per la verità, parlare di zona economica esclusiva. Ma io mi domando se di fronte a questioni di tale rilievo non debba essere il capo del governo, il governo stesso, a farsi carico innanzitutto di un dibattito su questo tema che non mi risulta ci sia stato anche in sede di Consiglio dei Ministri. E poi di prendere delle iniziative di coordinamento, perché se noi qui ci muoviamo ministero per ministero, arma per arma, non andiamo da nessuna parte se non finiamo per creare una specie di autoscontro tra eh, poteri relativi ma diversi. Quindi c'è un problema, io credo che riguarda il funzionamento dell'apparato decisionale in Italia, quindi della funzione centrale dello Stato, eh, che vedremo per esempio adesso alla prova, in particolare eh, con l'arrivo di nuovi, eh, temo, molti profughi dell'Ucraina e non vorrei che questa gestione sia affidata semplicemente alla buona volontà dei eh, volontari o della Chiesa o magari anche dei poteri regionali. Ma ci vogliono delle strategie nazionali e ci vuole soprattutto una strategia nazionale per quanto riguarda il mare. Eh, sotto questo profilo, ammiraglio, io le domando che cosa, eh, a suo avviso, dal punto di vista complessivo del funzionamento del sistema che lei vede dal posto molto privilegiato di capo della nostra marina, a suo avviso deve essere rivisto, deve essere revisionato, deve essere discusso. Beh, si parla ogni tanto di Ministero del Mare, no? questa chiaramente l'istituzione di un Ministero del Mare è una decisione politica, quindi spetta alla politica, eh, ma eh, quello di cui c'è bisogno è di una maggior governance unitaria, di una maggiore eh, azione unitaria dello Stato sul mare, e su questo credo che in questi ultimi anni siano stati fatti molti progressi, eh, c'è ancora da lavorare, chiaramente, per evitare sprechi e duplicazioni che in alcuni casi ci sono, e per avere comunque una visione olistica che parta dall'alto mare, arrivi ai porti e fino al punto di destinazione, no? perché consenta di sfruttare appieno le potenzialità che offrono, eh, le, potenzialità, le potenzialità che il mare offre al nostro paese. Oggi per un euro investito in marittimità si attivano altre due, probabilmente si può fare di più se si sfrutta meglio insieme del, dell'ambiente dell marino, di quello che offre il mare all'Italia, che eh, mi piace definirla una media potenza regionale marittima, eh, e con tutto quello che ne consegue. Certamente. C'è un aspetto secondo me che deve essere considerato in questa nostra conversazione, riguarda il fatto che eh, voi come marina militare, ma in generale anche nella pubblicistica, si parla molto di Mediterraneo allargato, proprio nel momento invece in cui il Mediterraneo ristretto, nel senso proprio geografico del termine, è diventato centrale nella competizione e purtroppo anche nella guerra in corso. Allora mi domando e le domando a Miraglio, dato che le nostre risorse per il momento sono quelle che sono, e io spero molto che possano aumentare, ma sono quelle che sono. Non è che in questa fase siamo un po' troppo dispersi e che dovremmo concentrare le nostre forze proprio nel canale di Sicilia e nel Mediterraneo stretto? In questo momento siamo molto concentrati nel, 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 nel mare vicino, diciamo, quindi il Mediterraneo in senso stretto. Eh, abbiamo la maggior parte della flotta in mare in attività di pattugliamento, di esercitazione. Però dobbiamo essere, e quindi è fondamentale questo aspetto, dobbiamo però essere presenti anche nel Golfo di Guinea e nell'Oceano Indiano, protezione dei nostri interessi strategici. Eh, ricordo che al picco della pirateria nel 2010, io ho comandato l'operazione europea antipirateria nel 2012, ma al picco della pirateria, siccome il Golfo di Aden era diventato estremamente pericoloso, i mercantili circumanegavano l'Africa e, e quindi andavano direttamente nei grandi porti nel nord Europa marginalizzando il Mediterraneo e questo allungamento delle rotte aveva causato un, un aumento dei premi assicurativi, un aumento delle materie prime e del prodotto finito. Quello che avviene in quell'area si ripercuote direttamente in termini economici sulla nostra economia, quindi ecco perché è fondamentale essere presenti nell'Indiano e nel Golfo di Guinea. Ma questa presenza non toglie risorse al Mediterraneo in senso stretto dove oggi siamo presenti in forze adeguate, insieme chiaramente ai nostri partner, quindi la Francia, la Spagna, la Grecia e i Paesi alleati. Ecco, e qui veniamo proprio ai nostri partner. Noi abbiamo, come lei sa, come tutti sanno, firmato un trattato piuttosto impegnativo, comunque l'unico nella storia repubblicana che io ricordi almeno, bilaterale con la Francia, che ha anche delle clausole militari piuttosto... Importanti e che vede quindi noi strettamente legati a un paese alleato che è in questo momento se non in stato di guerra, in stato di competizione molto, molto pronunciata con un altro paese alleato che si chiama Turchia, di cui abbiamo parlato oggi e che sta appunto fra le altre cose dall'altra parte dello stretto di Sicilia. Stare con la Francia contro la Turchia. È una necessità? È un'opzione? È un fatto? Beh, noi non siamo con la Francia contro la Turchia, anzi, noi lavoriamo con i turchi e lavoriamo con i francesi. Il trattato non ci chiede chiaramente di andare contro i turchi, e anzi, la Marina Italiana con la Marina Turca ha da sempre un rapporto molto buono: lavoriamo insieme a loro, ci cioè addestriamo insieme a loro, svolgiamo anche una funzione di equilibrio in certi momenti fra le diverse flotte. Questo credo che sia un ruolo importante che il nostro Paese ha avuto, soprattutto in questi, ultimi, in questi ultimi tempi. Sì, è anche vero che con la Francia da quelle parti ci siamo sempre scornati da quando esistiamo, quindi eh, c ha, c ha dei lati paradossali no? questo, questo accordo, secondo me, utile senz'altro, ma eh, bisogna interpretarlo per quello che è e ho l'impressione che noi abbiamo fatto questo accordo un po' trascinando i piedi e senza avere piena consapevolezza di quello che stavamo facendo e soprattutto di come i francesi, che qualche idea su quello che a noi serviamo per, dal punto di vista loro, ce l'hanno. Chiusa questa parentesi, tornando di nuovo sulla questione della sicurezza marittima. In questa fase, eh, ammiraglio, in cui appunto le grandi alleanze lasciano abbastanza il tempo che trovano, in cui dentro le alleanze si formano delle aree, diciamo, dei nuclei privilegiati. Molto si parla da parte di diversi paesi, a cominciare dalla stessa Francia, della famosa difesa europea. Ora siamo un pubblico adulto, quindi sappiamo che nel tempo delle nostre vite una difesa a 27 non la vedremo, però allo stesso tempo mi sembra abbastanza evidente che si stia formando in alcuni paesi europei L'idea di una sorta di euronucleo militare. Il riarmo della Germania, che è forse il fatto più importante di questa fase storica, credo che sia un segnale importante nel senso che la Francia sente minacciato il proprio primato militare in Europa e quindi ha più che mai bisogno di chiamare difesa europea questo euronucleo militare. Di cui noi necessariamente dovremmo far parte, io credo, non fosse che perché, appunto, dopo la Francia noi siamo e ancora davanti alla Germania siamo una forza armata decisiva, la seconda forza armata nell'Europa occidentale. Ecco, lei pensa, eh, ammiraglio, che. Un euronucleo eh, militare, naturalmente in un contesto geopolitico consentaneo, perché se tu hai delle forze armate e poi naturalmente hai idee molto diverse su come impiegarle è inutile fare qualcosa del genere. Ma ammettendo che vi sia una qualche affinità di interessi fra i paesi diciamo dell'Europa occidentale e mediterranea su questo e quindi che in un sistema di questo tipo paesi come la Francia, la Germania, ma anche l'Italia e la Spagna possono giocare un ruolo. Lei pensa che questo possa portare a quella che Macron chiama l'autonomia strategica, ed eventualmente in che senso? E soprattutto, come si può essere contemporaneamente autonomi dal punto di vista strategici e parte di un'alleanza guidata dagli Stati Uniti? Beh, intanto, ehm, sempre citando il ministro della difesa, l'Europa non è mai stata così unita come in questi ultimi giorni e l'ho dimostrato in moltissime occasioni, poi io porto la mia esperienza io ho assunto il comando dell'operazione Sofia nel 2014 se non ricordo male e, e da poco ho assunto l'incarico eh, di, di altro rappresentante Federica Mogherini nei cinque anni che ho passato quasi cinque anni che ho passato il comando di quell'operazione, lavorando quindi molto a Bruxelles ho visto un aumento esponenziale della dimensione esterna dell'Unione Europea e soprattutto della difesa europea quando sono arrivato c'era una cellula quando ci fu l'evento che portò a lanciare l'Operazione Sofia, cioè il naufragio del Peschereccio a 80 km a nord da Tripoli, eh, lì cominciarono a pensare cosa fare. Nello staff dell'Unione Europea Militare non c'era un ufficiale marina. Quindi fu, io a capo del terzo reparto, lo Stato Maggiore Marina, mi chiesero di andare a dare un'idea di cosa si, si, pot, si sarebbe potuto fare. No? Adesso invece eh, eh, lo staff dell'Unione Europea Militare dell Europea è molto cresciuto. Comanda tutte le missioni non esecutive e dall'Agenzia di difesa europea è anche eh, molto aumentata in questi ultimi cinque anni. Quindi ho visto una crescita esponenziale che in questi ultimi giorni è ulteriormente accelerata. Ci sono molti progetti comuni che verranno portati avanti anche eh, dal punto di vista de della Marina. Quindi io vedo un grande interesse dei paesi, soprattutto i paesi trainanti, a lavorare insieme eh, sempre di più, perché non c'è altra alternativa a questo. Sì, io mi riferivo, non tanto, uh, ad alcuni, cioè mi riferivo ad alcuni paesi europei perché vedo, e credo che i fatti lo confermino anche in questi giorni, che malgrado le apparenze in realtà vi siano dentro lo spazio dell'Unione Europea e quindi della Nato, perché poi insomma i due insiemi sono quasi perfettamente coincidenti, vi siano visioni molto diverse, certamente quella polacca o quella lituana non sono esattamente quella italiana o quella francese, nemmeno quella tedesca, tanto per citare alcuni esempi macroscopici, che derivano evidentemente ancora una volta da, dalla profondità storica, dalle culture, dalle memorie e naturalmente anche dal, dal carattere delle classi dirigenti attuali. Quindi credo che al di là di quello che è in questa fase l'apparire di una unità di intenti, eh, questa unità di intenti sia basata su un minimo comune denominatore più che su una strategia comune. E questo implica che cosa? Implica che per un paese come il nostro che eh, ha bisogno di essere in un insieme per potersi difendere perché da solo non potrebbe farlo, eh, avere dei rapporti privilegiati con dei partner che abbiano interessi, visioni, valori comuni credo che sia un fattore importante. Ma su questo volevo anche chiederle a Miraglio se lei considera che questa sorta di disimpegno americano dal Mediterraneo sia un fatto transeunte o se appartenga, anche parlando con i suoi colleghi americani, a una visione che è completamente cambiata. E che quindi impegni ancora di più il nostro paese e quelli che altri si affacciano sul Mediterraneo. Sì, ritorno un attimo alla questione dell'Europa. Il mondo sta cambiando, in questi ultimi venti giorni è cambiato. In questo senso, io dico che in questi ultimi venti giorni, io personalmente ho visto un'Europa anche da difesa molto più unita, con tutti gli attori dell'Unione Europea, che una volta erano probabilmente molto più divisi. E quando si parla di autonomia, non si parla di autonomia. Rispetto a qualcuno o qualcosa, no? si parla di autonomia nel senso di essere in grado di agire da, solo, da soli come Unione Europea quando serve, se serve, ma sempre nel sistema eh, del, dell'alleanza transatlantica che rimane, che rimane fondamentale, la bussola strategica va proprio in questa direzione. Sullo spostamento del baricentro degli Stati Uniti verso l'Indo-Pacifico, in questa fase storica, eh, questo è un fatto, che poi sia eh, permanente, transitorio, questo è difficile dirlo. Adesso è così, questo richiede a noi di assumere una maggiore responsabilità nel controllo e nel mantenere in equilibrio il Mediterraneo, perché per gli Stati Uniti, per poter stare dall'altra parte, una condizione è necessaria è che il Mediterraneo sia stabile. Oggi non lo è, oggi è in equilibrio e stabile, come, come dicevo prima, e quindi questo richiede a noi una maggiore responsabilità eh, nel pattugliarlo e, e, e renderlo un luogo eh, insomma, di pace. O, comunque, di equilibrio eh, in qualche modo più duraturo. Fino a che punto, secondo lei, a Milaglio, una completa o semi-completa russificazione della parte nord del Mar Nero può cambiare qualcosa anche nel Mediterraneo? Voglio dire che, per esempio, una delle prime operazioni che hanno fatto i russi in questa guerra è stata quella di prendere l'isola dei serpenti, cioè praticamente le foci del Danubio. Eh, questo non credo che sia un fatto reversibile. E soprattutto indica anche l'idea di uno sbarco anfibio che per ora è stato quanto pare rinviato anche per ragioni di maltempo indica una proiezione della flotta di Sebastopoli sempre più profonda in quello spazio esalta il ruolo della Turchia come guardiana degli stretti ma certamente non può non riflettersi anche sul resto del Mediterraneo Beh, come dicevo il Mediterraneo è stato sicuramente un aumento della flotta russa anche perché per mantenere la flotta nel Mar Nero è richiesta una grande logistica, che non può arrivare solo da terra, ma deve arrivare anche dal Mediterraneo. Una volta che gli stretti sono chiusi il carburante finisce anche per la flotta russa, ma poi le navi sono soggette a cicli di manutenzione molto, molto importanti che in questo momento per esempio la flotta russa non riesce a assicurare. No? Quindi... Eh, Comunque il riflesso è sicuramente un aumento della flotta russa in termini di navi sommergibili nel Mediterraneo eh, che abbiamo visto già prima dell'avvento della guerra. Nell'ultimo anno c'è stato un aumento importante con navi che sono, come ricordava l'ammiraglio Caffi, arrivate a 200 miglia dalle nostre coste, eh, ma non soltanto quella, ce ne sono state anche di più. Quindi, Ancora una volta una presenza nostra eh, per la Marina, questo per esempio si traduce in termini tecnici ad avere le navi antisommergibili, le nuove Frem antisommergibili nel Mediterraneo e non mandarle più fuori dagli stretti, Perché tutto quello che è in grado di sviluppare ed è molto performante e le, le Frem sono le navi più performanti nel settore antisom che ci siamo in questo momento sul mercato, devono stare nel Mediterraneo a pattugliarlo. Lei ritiene che i sommergibili siano oggi decisivi nel Mediterraneo? I sommergibili sono fondamentali perché sono un'arma, un mezzo di, soprattutto di intelligence, sono fondamentali per capire quello che succede senza essere scoperti. Nessuno sa dove sono i sommergibili, loro hanno il controllo chiarissimo della situazione. E qui c'è l'ammiraglio Gazzi, che, noto sommergibilista della nostra Marina, che può confermare questo. Insomma. I nostri sommergibili sono sufficientemente armati? Noi al momento, ecco, questo è un, è un argomento di cui stiamo discutendo, sappiamo che i sommergibili algerini per esempio hanno capacità eh, missilistiche che noi oggi non abbiamo, però c'è un'esigenza operativa che ci consentirà di avere questi strumenti insomma, in futuro in modo da adeguarci e ad avere lo strumento migliore possibile. Sì, e anche ovviamente i sommergibili russi che peraltro sono quelli che usano gli algerini. Eh, si vedono sempre di più, come lei diceva, e se noi osserviamo tutto quello che è accaduto dal 2014, in particolare nel Mediterraneo orientale, ma non solo, eh, questa strategia di aggiramento russa della NATO, no? che è partita dalla Siria, poi Cirenaica, e adesso risale su verso il Mediterraneo, come a costruire un arco di controllo e di penetrazione russa nel fianco sudorientale della NATO. E quindi molto a ridosso anche eh, del nostro paese, il che ci dovrebbe far riflettere, considerando poi anche alcuni paradossi, perché per esempio appunto, per osservare ancora una volta come le alleanze siano molto variabili, in questo momento russi e americani collaborano di fatto in Siria, non so fino a che punto potranno continuare a farlo o se magari qualche incidente interromperà questa sorta di convivenza forzata ma per dire che non c'è più nulla di così eh, certo e assoluto come invece ci poteva essere appunto ai tempi di quel paradigma ormai strasuperato e sicuramente irrecuperabile che è quello della Guerra Fredda. E qui verrei ehm, a quella che ancora una volta è la condizione specifica del nostro Paese, eh, cioè al fatto che non siamo, io credo, sufficientemente consapevoli del mare in cui noi ci troviamo. Noi come l'Imes abbiamo più volte eh, sollecitato una discussione pubblica su questo, l'abbiamo anche in qualche misura prodotta, però io penso che e qui forse anche la Marina potrebbe avere un ruolo superiore a quello che ha già, eh, dobbiamo cominciare a diffondere la cultura marittima in tutte le sue dimensioni, da quelle ambientali a quelle militari, a partire io direi proprio dalla scuola elementare dove invece di mare, già allora, già proprio a livello elementare, non parliamo poi delle scuole medie o superiori, il mare viene, viene trascurato, eh, non si usano più per esempio nemmeno strumenti di base come Atlanti marittimi e quant'altro. E soprattutto non si ricorda non solo la nostra condizione geografica, ma anche la nostra storia, che si è sempre basata sul fatto di essere una piattaforma logistica in mezzo al Mediterraneo, per cui quando il Mediterraneo era un circuito, nel caso dell'antichità dominato da Roma, nel caso più recente dominato dagli Stati Uniti, beh, insomma in qualche misura noi stavamo tranquilli e ci godevamo la pace. Quando invece come adesso il Mediterraneo è un mare contestato e conteso, il pericolo è dietro l'angolo e il rischio di farci trovare scoperti è piuttosto consistente. Ma questo io credo che debba essere visto come un lavoro di lunga lena, non semplicemente dovuto a una guerra che speriamo possa essere se non finita, cosa che mi pare difficile, ma interrotta per un buon periodo nei prossimi giorni. Appunto, dobbiamo andare al di là della cronaca e cercare di produrre questo ritorno alla coscienza marittima che dovrebbe essere il nostro compito. Ma io credo che abbiamo più o meno toccato tutti gli argomenti di strettissima attualità e non solo, ma vorrei chiedere all'ammiraglio Credendino di chiudere questo nostro incontro con le sue considerazioni finali. Sì, ecco, Questo della diffus diffusione della cultura marittima è una delle priorità che del abbiamo mandato e cominceremo proprio dalle medie, come ricordava lei. Eh, con il comandante delle scuole che è qui presente oggi abbiamo un, un piano di, eh, di, di diffusione di questo, di questo tema, anche utilizzando gli allievi del Morosini, del, dell'Accademia che andranno nei licei, nelle scuole medie di provenienza, così sono conosciuti, sono più vicini. Noi siamo troppo, troppo lontani, siamo visti no, come io mi ricordo quando sono entrato a Marino, l'ammiraglio mi sembrava un essere anziano, vecchio, che non... invece saranno gli allievi ad andare nelle scuole per parlare con i loro coetanei, i convegni che facciamo insieme sul, sulla, sul rilancio della cultura marittima e ne stiamo facendo altri, l'intenzione di organizzarne uno a trimestre in tutte le università. Con l'Università di Bari stiamo lavorando moltissimo su questo tema, quindi ecco questo del, del rilancio della cultura marittima e lo facciamo insieme al Cluster Marittimo Nazionale. Si ricordava prima il dottor Sisto, no? il direttore generale di Confitarma, l'altro giorno ho incontrato il presidente Bonomi di Confindustria, e anche loro vogliono essere più attivi su questo tema, quindi c'è un. Mi sembra che si stia aumentando la sensibilità e l'attenzione a questo tema, che si cominci a capire appunto che l'Italia è una media potenza regionale marittima con interessi globali, ma certamente la parola marittima fa parte e farà sempre più parte del, del nostro Paese. Infatti noi faremo fra l'altro, come ormai da due anni, le giornate del mare a Trieste, ma io conto anche di poter con il vostro aiuto e la vostra collaborazione tornare qui in Puglia a parlare del mare che ci è in questo momento più prossimo ed è anche quello più sfidato, cioè Adriatico Ionio. E quindi sono davvero lieto di aver avuto questa occasione qui su Nave Cavour, qui con voi della Marina Militare e qui con gli amici pugliesi, con le autorità portuali con le autorità locali, con tutti coloro che anche a livello accademico e universitario si dedicano a studiare questo mare e il rapporto che noi abbiamo da secoli con esso e come sta evolvendo in questa fase. Quindi noi ci diamo un arrivederci e un grazie ancora di tutto cuore a lei ammiraglio, alla Marina Militare e a tutti voi.